Allora ci siamo, cominciamo tra pochissimo, rimanete incollati, cominciamo con Ezio Mauro, poi il professor Sabino Cassese, Matteo Richetti, Gianluigi Paragone, Peter Gomez e Federico Fubini, la pagina politica, la fase economica piuttosto drammatica, le nostre grandi inchieste, un'inchiesta imperdibile sull'apartheid all'italiana. Ci vediamo tra pochissimo, rimanete qui. Buonasera. Buonasera e benvenuti a Piazza Pulita. Buonasera. Ha detto il ministro per gli affari europei Paolo Savona, a proposito del braccio di ferro con l'Europa del nostro governo sul famigerato DEF, ha detto Paolo Savona, l'Unione Europea tiene il pilota automatico anche se rischia di andare a sbattere contro un iceberg. E allora la domanda è: l'Italia è l'iceberg oppure è il Titanic? Nello Trocchia e Chiara Proietti. Ministro, buongiorno, solo una battuta, si è preoccupato per quello che sta succedendo? Solo questo, si è preoccupato. Ma non avete niente di meglio da fare. Ma il paese, è il destino del paese, solo si è preoccupato, ministro. Ma parliamo del paese, dei conti pubblici, mi hanno bocciato la manovra tutti, È iniziata malissimo la mattina, lo spread oltre i 300 punti e le misure economiche del governo sono state bocciate nell'ordine dall'ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei Conti, da Banca Italia, Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale. Avete collezionato una serie di bocciature, che si fa? Si cambia o si va avanti dritti? Si va avanti dritti, dopo il 4 marzo sono cambiati gli equilibri e quindi è naturale poi che ci siano una serie di opposizioni da parte dei poteri costituiti, è una cosa normale. No, aspetti un attimo, Banca d'Italia fa opposizione. Allora, negli ultimi 10 anni, ogni volta che c'è una finanziaria, alla vigilia della finanziaria ci sono sempre le stesse polemiche. È un complotto o avete sbagliato la manovra? No, per la manovra secondo me è fatta proprio bene. Però Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Corte dei Conti, Ufficio di Bilancio del Parlamento dicono che è fatta male. Mi stai dicendo che è proprio fatta benissimo, non male. Questa è una logica molto legata una politica economica dell'austerità che noi stiamo cambiando. Ma è un cambio di paradigma. Ciao. Non vi mettete mai in discussione, non è che l'avete sbagliata la manovra, visto che la bocciano tutti. Tutti i giorni in discussione. Perché la bocciano tutti, però, ministro? L'avete sbagliato la manovra o c'è un complotto di tutti questi organismi indipendenti che l'hanno bocciata? Non risponde? No. Come la vecchia politica una volta che andava dritto. Ma ministro, va via, si fa un selfie. Dio e questo sole ci accompagnano verso una manovra che farà crescere il paese. Ma se lo spread vola, ho capito, ma se voi ogni giorno vi alzate la mattina dicendo lo spread, ragazzi, parliamo di vita reale. Ma lo spread sono di lavoro, banche che danno soldi alle imprese, sono se le imprese mutui pagano che meno si tasse, è meglio per le imprese o è peggio per le imprese? Lei è l'unico che ha detto che bisognava cambiare la manovra, no? Cioè, lei conferma questa ipotesi o no? Perché Di Maio e Salvini dicono che bisogna andare avanti. Lei ha detto se sale lo spread. Qualcosa di meglio da ma riguarda il paese, ministro, i conti pubblici del paese. Cosa bisogna cambiare? Ce lo può dire? Qui a Palazzo Chigi è appena iniziata la riunione tra il governo e i principali manager delle aziende pubbliche del paese. Il governo chiederà più investimenti, ma soprattutto assunzioni. Appena uscita un'agenzia, i dubbi dell'agenzia di rating Fitch sul DEF, eccoli qua. È appena terminata la riunione che abbiamo chiamato cabina di regia per gli investimenti, abbiamo esplicitato che stiamo parlando di 20,7 miliardi per il prossimo triennio. Presidente, però Fitch ha bocciato la manovra, arrivano solo bocciature, non ci sta un organismo internazionale, un istituto di vigilanza che promuove questa manovra. Posso dire che gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di nuovi posti di lavoro.
Quindi questa è la promozione che mi interessa. Però l'agenzia Fitch ha detto che bisogna boccia la manovra, anche l'agenzia. Che tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale. L'agenzia Fitch, dopo, ma non è preoccupato. Il Consiglio non parla nessuno. Ma lei, mai fatto otto volte la stessa domanda. Ma lei non risponde mai. Mai fatto otto volte la stessa domanda e abbiamo risposto. Ma no, non mi ha risposto. Di strada. Grande. Non ci vanno più a avvicinare. Guardate tutte le strette di mano. Ministro si allontana. Ciao. Non è che avete sbagliato la manovra, visto che tutti la bocciano. Solo questo. Ma ho incontrato 10 persone che mi dicono andate avanti, le hai viste? Però Banca Centrale Europea. Allora salutami la Banca Centrale Europea. Per me conta molto di più l'opinione delle 20 persone che ho incontrato adesso, che dicono andate avanti, tenete duro e ringraziano, di qualche burocrate che in passato non le ha azzeccate tutte. Però il punto è questo qui politico, no? Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Quando la Banca d'Italia mi dice no, avete sbagliato voi la manovra. Cioè, no. Può essere, no. Io sono orgoglioso di questa manovra. Quindi lei non è preoccupato dall'agenzia Fitch che potrebbe declassare l'Italia con le altre? Assolutamente no. Diciamo che qualche agenzia di rating in passato è stata anche sotto inchiesta. Non sente nessuna preoccupazione per la tenuta del paese, vista la concentrica bocciatura della manovra? L'economia italiana è solida, gli imprenditori italiani sono eroici, i lavoratori italiani hanno sopportato anche troppo. E quindi non si torna indietro? No, semmai si va avanti. È un grande giornalista, diretto a lungo il quotidiano della Repubblica. Saluto Ezio Mauro. Benvenuto a Piazza Pulita. Ezio Mauro, oltre ad essere un giornalista, è uno scrittore, ha scritto un libro di cui parleremo tra pochissimo, L'Uomo Bianco, che esce proprio oggi, è uscito oggi nelle librerie con Feltrinelli, ed è un libro che parla di noi, parla di politica, parla di quello che stiamo diventando. Però io vorrei cominciare, Ezio, con quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? La manovra finanziaria sembra aver seminato tensioni, caos, lo spread è molto alto, le tensioni con l'Europa sono fortissime. Ecco, la situazione in qualche maniera rischia di sfuggire di mano al governo? Secondo te c'è un piano preciso? Ma c'è del calcolo, naturalmente, e c'è dell'azzardo. Calcolo e azzardo stanno combattendo tra di loro e bisogna vedere chi prevarrà. C'è il calcolo di riuscire a forzare le norme europee, riuscire a passare, giocando tutto il peso dell'Italia e la sfida sovranista all'Europa, che l'Europa allenti i suoi vincoli. E c'è l'azzardo di tentare il tutto per tutto. Normalmente si preparavano le finanziarie cercando di renderle compatibili con i vincoli europei. Questa volta tentiamo l'inedito di rendere i vincoli europei compatibili con le promesse elettorali del governo italiano, che è una procedura che non avevamo mai visto. E c'è una terza ipotesi però, che rischiamo di sfasciarci la testa e rischia di sfasciarci al paese. Speriamo che non sia così, naturalmente. Ecco, in questo piano c'è un attacco sistematico alle istituzioni considerate non rappresentativi della volontà popolare, perché non elette, allora Banca Italia, allora la Corte dei Conti, allora il Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating. Ecco, in qualche maniera il ragionamento che fanno Di Maio e Salvini è queste istituzioni non elette da nessuno stanno cercando di sovvertire la volontà popolare mettendosi di intralcio, cercando di imporre delle leggi che il popolo non vuole. Cosa c'è di sbagliato e di pericoloso in questo ragionamento, secondo te? Ma diciamo che c'è un punto delicato, che la crescita di questi poteri neutri, come li chiamiamo, di queste autorità tecniche, ha dato ai cittadini la percezione di una confisca della volontà popolare, che è finita su dei binari paralleli negli anni. Questa è una percezione che il cittadino ha avuto, che le autorità tecniche hanno confiscato una parte dell'autorità popolare e l'hanno portata su dei binari laterali, paralleli. Però naturalmente c'è questa pretesa che chi è stato eletto dal popolo ha preso tutto il piatto, mentre non è così.
In una democrazia ci sono i famosi check and balances, cioè i poteri e i contropoteri, e ci sono dei poteri tecnici che hanno delle funzioni di controllo, hanno delle funzioni di bilanciamento. Il Presidente della Repubblica oggi lo ha ricordato che le authority sono, ci sono autorità che sono previste, certo, dalla Costituzione e servono come ruolo di garanzia. E ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione, citava la Costituzione, faceva dei richiami continui ai governi in carica a conformarsi alla Costituzione. La Banca d'Italia è un'autorità che svolge delle funzioni di controllo, oltre a partecipare alla definizione della politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma svolge un'autorità di sorveglianza sulla tenuta della circolazione della moneta. E insomma, non tutto è appannaggio di chi è eletto dal popolo, e non è che tutti gli altri non tutto devono... appartiene alla maggioranza, no, e non è che tutto il resto è deserto, non è che tutto il resto è obbedienza. Ci sono dei pareri di cui bisogna tenere conto, ci sono delle funzioni che sono delle funzioni autonome e indipendenti e sono state create in quanto tali e sono previste in quanto tali dalla Costituzione. Senti, nei discorsi politici che facciamo citiamo sempre Salvini e Di Maio, vediamo sempre Salvini e Di Maio, anche nella copertina di Nello Trocchia abbiamo visto Di Maio e Salvini protagonisti al lato di Giuseppe Conte, però entrano loro, rispondono loro alle domande prevalentemente. Che idea ti sei fatta di questo nostro Presidente del Consiglio? Di una persona corretta, di una persona competente, di una persona prudente. Non a caso, come dicevi tu, la domanda è stata rivolta nella copertina che avete presentato, è stata rivolta al Presidente del Consiglio, hanno risposto prima Salvini e poi Di Maio. Una persona che si preoccupa di tenere insieme la coalizione, che sa di non avere un potere politico alle spalle, di essere stato scelto come collante di una coalizione, di sapere che il potere politico è in mani ad altri, che le azioni sono in mano ad altri, che lui è la risultante di un accordo che hanno firmato da altri, che i plenipotenziari sono altri, e quindi un Presidente Consiglio che è una figura inedita, non prevista dalla Costituzione. Il Premier altrui potremmo definirlo. Però si diceva, tanti dicono, in fondo era così anche quando c'era il pentapartito, spesso le figure dei Presidenti del Consiglio erano figure che dovevano tenere conto dei caminetti, delle riunioni del pentapartito, ma in fondo contavano poco. Quelli che contavano davvero non erano i segretari dei partiti, no? Sì, qualche volta è anche capitato che Premier di partiti più piccoli guidassero coalizioni di cui facevano parte partiti più grandi, però avevano una forza politica alle spalle. In questo caso non è così. Teniamo poi presente che il Presidente del Consiglio è titolare dell'azione politica del governo, è il capo è titolare dell'unitarietà politica dell'azione del governo. In questo caso c'è un accordo politico che addirittura un contratto di due partner evidentemente diffidenti tra di loro. Per questo serve un avvocato? Ma serve più che altro un notaio. Lui si è presentato come avvocato del popolo, ma dovrebbe essere il notaio di un accordo stipulato da altri. Senti, però il ragionamento che fanno Salvini e Di Maio, torniamo a loro, è: noi andiamo avanti, dritti come treni, anche se tutte le autorità del mondo ci dicono che è sbagliato, perché tanto a maggio ci sarà un voto europeo, salterà il tappo dell'Europa così come adesso, potremo rovesciare il tavolo e i sovranisti prenderanno il potere in Europa. Che cosa può accadere in questo caso all'Italia? Beh, prenderanno il potere. Loro puntano evidentemente ad un forte risultato ed è possibile che questo risultato lo ottengano, perché l'onda dei sovranisti è un'onda mescolata, perché non possiamo definire compiutamente sovranisti i Movimenti 5 Stelle, anche se si lasciano deformare dall'impronta sovranista dello stivale di Salvini in questo momento. E però certamente l'onda sovranista sta prendendo piede in questo momento in Europa. Però che cosa puntano? A sopravanzare i socialisti, a diventare la seconda forza in Europa e a indurre i popolari ad allearsi con loro in Europa invece che con i socialisti, e quindi a cambiare rotta alle istituzioni europee, alle forme di governo europee, e certamente a dare una rotta all'Europa completamente diversa da quella che c'è oggi, quindi alle istituzioni europee a dare un indirizzo diverso rispetto a quello che c'è oggi. Si usa sempre un paragone che è quello dell'Ungheria di Orban, no? Che è un po' l'idolo di Matteo Salvini, no? Un modello per Salvini. L'ideologo di Orban, tu lo citi nel tuo libro, Kovács, dice che una democrazia non deve essere per forza liberale, no? Ecco, l'Italia può rischiare di diventare una democrazia illiberale? Diciamo che
La democrazia ha delle grosse difficoltà, la democrazia oggi funziona a strappi, non funziona molto bene. La tentazione finale di una democrazia estenuata che arriva a fatica a questo secolo del dubbio, dopo tutte le prove che ha dovuto sopportare, è una prova che non sarà come quella degli anni venti del secolo scorso, fortunatamente improponibile, quindi non sarà una prova totalitaria, ma sarà una prova in cui la tentazione suprema è questa: tu conserva la forma democratica esteriore, l'importante è che tu cambi la sostanza interna. Noi rischiamo di trovarci una democrazia che è come quelle conchiglie che troviamo in riva al mare, che apparentemente fuori sono perfette, levigate dalle onde sul bagnasciuga, ma dentro l'organismo sta morendo. E quindi la tentazione che viene proposta alla democrazia è questa: liberati di tutte queste pastoie, lo Stato di diritto, la libertà di stampa, i diritti delle minoranze, l'accoglienza, i diritti dei migranti, tutte queste pastoie che ci sono, andiamo avanti diritti con la forza di chi ha vinto le elezioni, che prende tutto. Ecco, hai citato la libertà di stampa, no? Accanto alle istituzioni di garanzia vengono attaccati in modo molto forte i cosiddetti giornaloni, no? Che vengono accusati di fiancheggiare in qualche maniera il potere della restaurazione. Ecco, e soprattutto vengono accusati di essere spacciatori di bufale, no? Lo ha detto più volte Luigi Di Maio. Non sono nuovi gli attacchi alla stampa, sono anzi un vecchio vizio dei politici italiani. Però quando, per esempio, li attaccava Berlusconi, c'era una forte reazione dell'opinione pubblica. Perché questo adesso non sta accadendo? C'era una reazione dell'opinione pubblica, perché c'è una forte reazione della categoria, dei giornalisti. Noi siamo usciti addirittura con una pagina bianca in occasione della legge Bavaglio che Berlusconi tentava di instaurare, ti ricordi? Ma c'era stata, certo, una manifestazione in Piazza del Popolo dove tutta la categoria dei giornalisti si era trovata e i cittadini avevano risposto. Oggi ci troviamo con dei giornalisti che, quando il potere attacca un giornale, stanno dalla parte del potere contro il giornale che viene attaccato. E questo è singolare in questo momento, non me lo sarei aspettato. Perché si attaccano i giornali? Si dice che i giornali non contano nulla, poi si attaccano i giornali. Si dice che i giornali non contano nulla, poi si chiamano le aziende di Stato, le aziende partecipate dallo Stato, si chiede di non fare pubblicità in quei giornali, come se fossero dei cani da guardia che possono essere scatenati contro i giornali. Se i giornali non contassero nulla, non ci sarebbero questi atti di ritorsione nei confronti dei giornali. E nel mondo civile, nel mondo occidentale, i giornali sono al mondo per criticare il potere, non è il potere Ma che critica, scusami, i giornali. Intendi dire che la categoria dei giornalisti è impaurita dal reagire in questo momento perché gode di troppo discredito e quindi non ha la forza di scendere in piazza? No, dico che probabilmente i giornali, io non chiedo che i giornali scendano in piazza, i giornali si difendono con le loro firme e con le loro idee. Io credo che Repubblica sia in condizione di difendersi con le sue firme, con i suoi articoli, con le sue idee, non c'è bisogno d'altro. Senti, dalla parte di questo fronte politico che gode in questo momento di sondaggi pazzeschi, insomma siamo oltre il 60% almeno nella parte dei sondaggi, c'è l'uomo bianco, insomma l'uomo bianco che è sceso dal divano, arriviamo proprio al titolo del tuo libro, invece che astenersi è andato a votare questa volta, è andato a votare e ha votato per Salvini, ha votato per Di Maio. Chi è quest'uomo bianco che ha scelto questa volta di votare per loro? Beh, l'uomo bianco è il frutto di una trasformazione che è in corso, una trasformazione in cui siamo immersi tutti, che riguarda te, riguarda me, riguarda noi, riguarda il clima sociale nel quale viviamo, una mutazione, potremmo dire, nella quale siamo immersi quando il corpo sociale prende una sua autonomia ed è dentro un cambiamento che non ha più modelli politici e culturali di riferimento, perché sono tutti consumati, quelli nuovi non sono modelli, non sono politici, non sono culturali, non hanno alcun riferimento e per questo vincono, perché sono puri contenitori della metamorfosi che è in atto. La metamorfosi ci contagia tutti, noi ogni momento non ci rendiamo conto del cambiamento che ha provocato in noi il più grande attore sociale degli ultimi 10 anni, che è la crisi. Lo sbaglio più grosso che i giornali, ma mi permetto di dire anche le televisioni, gli osservatori hanno fatto negli ultimi 10 anni è stato a presentare la crisi come un tunnel. Quante volte abbiamo sentito quella metafora sbagliatissima, ci sono le luci laggiù in fondo. Come se bastasse attraversarla cambiando la velocità, accendendo le luci e cercando di arrivare in fondo
e l'avremmo attraversata intatti come prima. Non è così, la crisi ci ha cambiato, la crisi agisce. Soprattutto la crisi, ecco l'uomo bianco, la crisi che cosa ha fatto? Ha trasformato le disuguaglianze, che in una democrazia ci sono sempre, la democrazia in qualche modo le sconta le disuguaglianze, non fanno piacere alla democrazia, ma la democrazia cerca di, sa che ci sono, cerca di correggerle con il welfare state, con l'istruzione obbligatoria, con la sanità pubblica, ma la crisi le ha trasformate in esclusioni, ma mentre la democrazia può compensare, scontare le disuguaglianze, non sa che fare con le esclusioni, con gli uomini tagliati fuori, con quelli che sono ai margini, che potrebbero dirci la democrazia è un insieme di belle parole ma vale solo per voi che siete garantiti, per noi che siamo tagliati fuori non vale più. Però Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno saputo cosa fare con gli esclusi, hanno saputo fargli una proposta politica alternativa in qualche maniera. Perché il risentimento, che è il grande sentimento dell'epoca, il risentimento è stato preso così com'è e è stato portato in politica. Non ci sono più quei grandi convertitori che sono le grandi culture politiche del Novecento che prendevano il risentimento, che c'è sempre stato il risentimento in misura maggiore. E lo trasformavano in una proposta politica. E lo trasformavano in una proposta politica. Oggi viene preso così com'è e portato e diventa contropolitica, antipolitica, che dà un reddito politico assoluto, perché viene spinto a sparare nel mucchio, a fare di ogni erba un fascio, mentre la politica tradizionale insegnava che la libertà del cittadino cominciava con la capacità di distinguere, non di fare di ogni erba un fascio. Senti, la benzina di questo risentimento in questo periodo storico è la paura dell'immigrazione, dell'invasione. In realtà l'invasione non c'è, è una grande bufala, non siamo invasi, però c'è un problema, c'è stato il caos dell'accoglienza e a mio parere, almeno, ma di tanti, questa incapacità di gestire in modo ordinato l'accoglienza ha dato l'idea del caos e anche dell'invasione. In questo la sinistra, che ha governato per 5 anni, ha delle responsabilità gravi, non trovi? Assolutamente sì, perché intanto diamo un numero. Nei primi 6 mesi di quest'anno, voi l'avete anche detto, le cifre sono inconfutabili, il numero dei migranti è diminuito di 55.000, che sono arrivati in Italia, 55.000 in meno, cioè il 77% in meno. Ma quei numeri non contano nulla se non fanno parte della vita quotidiana delle persone, certo, se non diventano parte del linguaggio comune delle persone che si scambiano tra di loro autonomamente. Non conta se lo diciamo io e te in una trasmissione televisiva, deve diventare parte del vissuto delle persone, della loro esperienza quotidiana, devono scambiarselo, deve essere qualcosa che caccia la paura. Deve essere qualcosa che fa riprendere le strade, le piazze, alle persone, che vince sullo spavento. Nessuno però è stato in grado di usare questo linguaggio e questi argomenti. Nessuno è stato in grado di usarlo. E questa paura, percepita o reale, a questo punto poco importa, purtroppo, agisce, questo è il punto, sulla parte più fragile della popolazione. Le persone anziane, le persone sole, le persone che vivono nelle campagne, nelle montagne, nei paesi piccoli, persone che non sono mai uscite dai confini del nostro paese, non hanno incontrato l'uomo nero, diciamo così, per fare il verso al titolo del mio libro, e che se lo trovano magari nei giardinetti di casa per la prima volta nella loro vita, dove portano il loro nipote, e temono di perdere il filo identitario di esperienze comune, il senso di comunità, e si sentono globalizzati a casa loro. E non sono stati custoditi, queste persone sono la parte più fragile della nostra popolazione, andavano rassicurati, gli si doveva spiegare che ce la potevamo fare, sono le parole che ha detto la Merkel, le parole che ha usato la Merkel, pagando un prezzo. Certo, pagando perché un prezzo. L'apertura, diciamo, delle frontiere ai siriani poi è stato per lei un pedaggio politico grave da pagare. Però partendo dai numeri si poteva dire ce la possiamo fare. Uso un termine enorme, la disperazione del mondo può essere governata nello spazio della razionalità occidentale, ma soprattutto chi parla di cose italiane, di primato dell'Italia, non dobbiamo buttare a mare la civiltà italiana dei nostri padri e delle nostre madri, ci stiamo rinunciando
a qualcosa che era nostra, una cifra profondamente italiana, a un modo di vivere italiano. Ogni giorno scendiamo passo passo dei gradini, distaccandoci dalla nostra civiltà, dal nostro modo di vivere, dalla nostra umanità. Allora voglio proprio farti vedere, a questo proposito, noi stasera mostreremo più tardi uno straordinario reportage della nostra Michela Farrocco nel nord, tra Lodi e Monfalcone. A Lodi è accaduto che un sindaco eletto da poco della Lega ha cambiato le regole, diciamo, per l'accesso alle scuole e per l'accesso alla mensa gratuita, e praticamente è successo questo. Ti faccio vedere un frammento di un'inchiesta che davvero stasera è imperdibile, e aspettate di vederla per poter fare poi, dare i vostri giudizi, però ti faccio vedere un minuto. Se io voglio portare mio figlio con un pulmino, ma non me lo posso permettere di pagare la tariffa massima perché non ho i documenti in regola per poter accedere a delle scontistiche, lo porto in bicicletta, lo porto a piedi, lo porto con l'auto. Nel 2016 sì. Lei pagava 1,70 euro per il primo figlio, 1,65 sì. per il secondo e terzo e figlio 0 per sì. il terzo. Sì. Invece da quest'anno dovresti pagarne 5 sì. per sì. tutti e tre. Sì. 5. Io non posso, perché quando io ho 4 figli, 3 figli al mensa non posso. Io adesso ho preparato il panino per i miei figli. Mi sembra strano perché i bambini stranieri li dividono e quelli italiani mangiano in mensa. Ed eccola la stanza dove i bambini stranieri mangiano il loro panino, mentre i bambini italiani sono a mensa. Ce ne sono alcuni seduti a questo tavolo e altri lì in fondo, in quest'aula che è diventata il loro refettorio. Sindaco, brava! Sono qua a parassitare gli italiani, sono come le zecche dei cani. Ecco perché l'indicibile, no? Considerare dei bambini come le zecche dei cani è diventato perfettamente dicibile davanti a una telecamera per degli italiani, magari persone per bene, incensurate, no? Che in piazza si sentono libere di poter utilizzare questi discorsi e queste parole. Sono le formule che si usavano nei confronti degli ebrei un secolo fa, negli anni 20. Si usavano nei confronti degli ebrei. Parassiti, zecche. Si usavano nei confronti degli ebrei. Cioè non sappiamo che cosa stiamo dicendo, non sappiamo che cosa stiamo facendo. Non siamo in grado di alzare una mano e dire fermiamoci, dove stiamo arrivando? Cosa è capitato? Cosa sta capitando della normalità italiana nella quale stavamo vivendo? Che fine ha fatto? Non lo permettevamo noi stessi quello che sta capitando. E naturalmente il linguaggio è rivelatore dei fantasmi che ci perseguitano. E i fantasmi sono sempre gli stessi. Il sangue, il colore della pelle, il corpo degli altri, la pelle. Tu infatti... Diciamo, il libro è veramente molto bello, un libro perché ci sono tutte queste tue riflessioni, ma c'è anche il racconto di chi è Traini, no? Che è appena stato condannato a 12 anni per i fatti di Macerata. Il racconto nei verbali. Il racconto nei verbali, c'è questo registro anche cronachistico molto bello, no? Poi nella testa di quest'uomo che cosa è successo, no? Di quest'uomo anche lui in qualche maniera un forgotten man, no? Un uomo dimenticato, un uomo no? Che anche lui probabilmente... È un poveraccio, no? Come poi si definisce quando va a finire in carcere. Ecco, ma tu credi che in Italia ci siano altri Traini capaci di fare quello che ha fatto lui? Perché naturalmente c'è chi dice, ma questo è un caso di un pazzo, di un disperato, come ci sono sempre stati nella storia del nostro paese. Tu pensi che invece sia una spia più allarmante, che possano accadere fatti di questo genere più frequentemente in futuro? Ma io ripeto quello che ti ho detto prima, stiamo concedendo noi stessi delle trasgressioni continue e non ce ne accorgiamo più. C'è una sorta di silenzio assenso che ci circonda continuamente. Accettiamo sempre qualcosa di più. Accettiamo insomma. Qualcosa di più e non ce ne accorgiamo. Intanto Traini, diciamo che al processo ha chiesto scusa, si è pentito di quello che ha fatto, ma... Io ho provato a girare la pistola di chi spara i neri. Intanto Traini non è un caso isolato, perché io sono partito da Rosarno. La certo. prima volta che su Repubblica ho usato la formula dell'uomo bianco, un fantasma che in Italia, nella xenofobia italiana, che pure conosciamo, non avevamo ancora visto, e nel caso di Rosarno del 2010, quando 3 neri sono stati colpiti, gettati a terra da un'arma ad aria sì. compressa che li ha colpiti in Calabria, no?
Certo. Poi c'è stato il caso di Macerata. C'è stato poi Sumaila Sacco, no? Poi c'è stato Sumaila Sacco, di nuovo in Calabria. Che cosa succede? Si spara all'uomo nero. Se noi spariamo a un nostro simile, spariamo a un uomo bianco, lo qualifichiamo, diciamo che gli spariamo perché ha commesso qualcosa. Spariamo all'uomo nero per quello che è, non per quello che ha fatto. Basta che sia nero per sparargli. E che, allora ho girato la pistola dall'altra parte, ho risalito il percorso dei proiettili. Chi è che tiene in mano la pistola o il fucile? È l'uomo bianco. L'uomo bianco chi è? È sembra spuntato da un romanzo di Harper Lee, dell'America profonda, dell'America del Sud. L'uomo bianco è certamente ciò che noi siamo, ciò che non rinneghiamo, non potremmo e non vogliamo farlo. Ma è qualcosa che non ci siamo nello stesso tempo mai accontentati di essere, perché lo abbiamo rivestito di molte sovrastrutture politiche, culturali. Siamo l'uomo italiano, l'uomo cattolico, l'uomo cristiano, l'uomo non credente, l'uomo europeo, l'uomo occidentale, l'uomo francofono, l'uomo cosmopolita. Ne abbiamo tantissime, perché siamo fortunatamente anche ciò che abbiamo incontrato, ciò che siamo diventati, ciò che abbiamo saputo costruirci. L'uomo bianco è una regressione alla nostra identità primitiva, fatta di carne, di sangue, biologica, di razza, biologica. È un passo indietro. Senti, ti chiedo una cosa, una risposta in 5 secondi prima di salutarti. Il governo populista, secondo te, durerà o esiste un'alternativa? Mi auguro che non sia l'Italia a pagare il prezzo di quello che il governo promette di fare e che rischia di non riuscire a fare. Mi auguro che il governo venga piombiti consigli e passi dalle promesse ai fatti. È arrivato il momento di consegnare qualcosa. E mi auguro che cominci a consegnare qualche risultato. Lì si misurerà la sua capacità di durare. Grazie. Grazie Ezio Mauro per essere stato con noi. Grazie. Vi porto subito a Milano. Entriamo in uno scontro politico sul DEF. Tanti grandi ospiti stanno entrando nel nostro studio, ma prima con Salvatore Gulisano a Milano a capire come gira l'economia. Se volessi pensare male, penserei che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra finanziaria di speculatori alla Soros che puntano sul crollo di un paese per comprarsi a livello di saldo le aziende sane, e sono tante, rimaste in questo paese. Oggi mercoledì 10 ottobre, piazza Affari, lo spread è quando sono le 9.06, parte da 305 con un guadagno del 4.26%. Ritorniamo sullo spread. Quando dovremmo cominciare a preoccuparci? Non dimentichiamo che noi guardiamo sempre lo spread Italia verso Germania, che è di 300 punti. Italia verso Spagna sono 200 punti. Italia sulla Grecia sono 100 punti in meno. Quindi il problema è l'avvicinamento troppo alla situazione greca che desta qualche preoccupazione. Salvini ha detto ci sono speculatori alla Soros che condizionano i mercati. Il mercato dei titoli di Stato è un mercato dove ogni mese vengono negoziati 100 miliardi. Per riuscire a muovere un mercato così grande come quello italiano non basta Soros, ma non bastano 10 Soros, ce ne vorrebbero molti di più. Abbiamo avuto sostanzialmente delle informazioni noi trader che io personalmente non so voi, io ancora non ho capito dove andiamo a parare. Il fatto di non capire che cosa vi comporta. Aumenta i rischi, aumenta il rendimento. Qui non siamo per fare romanticismo, qui siamo per speculare e fare soldi sui mercati, ok? Se io do la possibilità, come governo, come Stato, di dare questa possibilità di speculazione sul BTP, andrò a speculare sul BTP. Cioè l'unico motivo per cui abbiamo oggi lo spread che è salito sopra i 300 punti base è per la propaganda che sta facendo il governo. È proprio la propaganda, sono proprio le continue dichiarazioni che fanno ogni giorno che creano poi tensione nei piccoli investitori. Io nelle ultime 3 settimane ho avuto un incremento di richiesta di possibilità di prendere prodotti esteri, quindi portare il capitale regolarmente all'estero. Chi è che sta generando con le informazioni la variazione del mercato? È il mercato che cerca di influenzare o sono loro con le loro dichiarazioni che influenzano il mercato? Perché il mercato fa i conti della serva.
un'ulteriore salita degli spread potrebbe costringere le banche, per altre questioni di bilancio, ad aumentare anche i tassi sui mutui. Ci può fare un esempio pratico di un mutuo, per esempio, di 100.000 euro a 20 anni? Su un tasso all'1,50% la rata attualmente al mese sarebbe di 480 euro. Solo che se lo spread dovesse salire ulteriormente, come già successe anni fa, e portare tensione anche sul mercato dei mutui, un incremento di un punto percentuale porterebbe questo tasso al 2,50% e la rata a 540 euro al mese. Ipotizzando poi gli scenari peggiori, come quelli appunto già visti ai tempi della crisi della Grecia, con lo spread a 500 euro e i tassi saliti anche di 2 punti percentuali, la rata mensile salirebbe a 600 euro, quindi 1500 euro all'anno per ogni anno di durata del mutuo. Giochiamo con la nitroglicerina, ecco, quindi i rischi sono molto molto forti, ci sono dei forti interessi politici che capisco perfettamente, sono coerenti, diciamo, con la volontà e il desiderio del principe che oggi è al governo, dei principi che oggi sono al governo. L'unica cosa che non, a mio modo di vedere, non bisogna fare è arrivare impreparati nel momento in cui cade il tetto della casa. Bisognerebbe fare immediatamente un tavolo, 12 apostoli, diciamo, che possano essere dichiaratamente pronti ad affrontare una situazione di emergenza. Siccome abbiamo un malato, dobbiamo avere un'ambulanza pronta, diciamo. Esattamente. Le accuse che sono arrivate anche negli ultimi giorni alla Banca Centrale Europea, dicendo la BCE dovrebbe fare il suo dovere e aiutare l'Italia. Beh, io credo che Mario Draghi stia facendo tutto il possibile e il fatto che lo spread, tutto considerato, sia abbastanza bloccato tra il 2,90 e il 300, fa pensare che in effetti ci siano dei forti interventi, non che sia assente o distratta la Banca Centrale. Se un cittadino avesse, mettiamo caso, da investire 100.000 euro, Francesco Micheli, dove gli consiglierebbe di investirli? Ma io le consiglierei di spenderseli. Allora, saluto Matteo Richetti del Partito Democratico. Buonasera. E Gianluigi Paragone del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Sono contento di ospitare un confronto politico finalmente tra due politici svegli in gamba e due grandi. Non è il primo che facciamo con Gianluigi, siamo già stati. Beh, ma comunque sono qui è abbastanza una primizia, perché poi sai, i politici fanno sempre i difficili. Due grandi giornalisti mi aiuteranno: Federico Fubini, Corriere della Sera, grande firma economica, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it. Ciao Peter. Allora, vorrei partire, Gianluigi Paragone, dall'ultima frase di Micheli, che insomma, detta da un finanziere, oggi se avessi 100.000 euro non li investirei, me li spenderei, perché non si sa quello che può succedere domani. Diciamo, è una testimonianza un po' inquietante, angosciante, lui non si fida. E tu? Io faresti, sì, se ce l'avessi, compresti bot? Assolutamente darei fiducia al sistema. Non è la prima volta che siamo su questo sentiero, su questa strada. Il 13 luglio del 2012 Moody's taglia il rating, lo spread sale a 479 punti. Bene, il Corriere della Sera titola: siamo virtuosi, ci puniscono, Moody's declassa l'Italia, i mercati snobbano la bocciatura, Monti dagli USA contro l'agenzia di rating, l'Unione Europea con Roma tempistica inappropriata. Il commento di Nicola Saldutti: Chi non vide Lehman Brothers, e poi spieghiamo se vuoi anche perché, ci mette sotto le Bahamas. E va avanti con un commento: quel rating più basso delle Bahamas, l'Europa, sospetti sui tempi, risanamento senza precedenti, squinzi di Confindustria, il paese molto più forte di quello che appare. Repubblica, Monti e l'Unione Europea, processo a Moody's, il Premier, loro ci declassano, i mercati ci premiano, sostegno della Merkel. Allora diciamoci la verità, forse queste manovre non piacciono a seconda di chi le fa, a seconda del governo che le scrive, perché qui i dati sono questi. Lo spread andava a 479 punti e Moody's tagliava il Matteo rating. Richetti. Ma il problema non sarà né delle agenzie di rating, né di Moody, né di Fondo Monetario Internazionale. Il problema sarà delle famiglie e delle imprese italiane, perché io sto anche nel ragionamento che fa Gianluigi sul giudizio della manovra. Ma la domanda è secca. Una volta fatta la manovra, il debito aumenta o diminuisce? E se aumenta il debito, succederà che dal prossimo bilancio, alla voce interessi sul debito, pagheremo di più e avremo meno risorse per fare politiche per le imprese e le famiglie. Ma tu sei d'accordo con Servizio quando parlava del pericolo sui mutui, legandolo allo spread? Non sono d'accordo solo io.
accadrà questo, ma sono d'accordo anche... Tu hai un mutuo? Certo. È parametrato ai BTP o all'Euribor? Allora cosa c'entra il BTP? Ma lascia stare il mio mutuo, pagheremo rispetto allo spread di più o di meno le imprese quando vanno in banca, il costo del denaro di più o di meno, certo, i titoli di Stato. Io sto sentendo una retorica strana per cui i mutui delle famiglie oggi sarebbero esposti a chissà quale alea perché lo spread non c'entra sui mutui, c'entra l'Euribor. Voglio anche ricordare che quando le grandi banche taroccarono, manipolarono il tasso Euribor e Libor, tutto sto casino non nacque né sui giornali né altrove, tanto Federico che Fubini, quelle banche furono costrette a pagare Federico una sanzione Fubini, importante. Federico Fubini, aiutaci a capire il rapporto tra i mutui che verranno fatti da adesso in poi, o anche quelli che adesso hanno magari il variabile, e l'aumento dello spread. Ci arrivo subito, però, poiché è stato chiamato in causa il mio giornale, sì. Vorrei dire una cosa. Sicuramente quell'episodio come l'hai descritto, quello del giornale. C'è una grande differenza, però. All'epoca c'era una crisi, all'epoca c'era una crisi sistemica europea che colpiva l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, la Slovenia, una decina di paesi. Era un problema sistemico di funzionamento dell'Europa al quale rispose pochi giorni dopo Draghi dicendo faremo qualunque cosa serva per preservare l'euro. Quei paesi, inclusi noi, stavamo facendo degli sforzi enormi per rimettere a posto il bilancio, che non era sicuramente in una condizione buona nel 2011, l'economia italiana era in una condizione terribile, oggi non è più così. La differenza è che oggi solo l'Italia sta soffrendo sul mercato, nessun altro paese. I mutui. Un attimo, uno per volta, sennò... è molto semplice. Le banche... prendono in prestito dei soldi per darli in prestito a Richetti e a tutte le persone che prendono dei mutui. Chiaramente se Richetti ha preso un mutuo a tasso fisso prima di questo episodio, il mutuo a tasso fisso rimane. Bene. Poiché le banche non si possono finanziare a un costo minore dello Stato. Se aumenta il costo al quale si finanzia lo Stato, le banche che hanno molto debito pubblico nei loro bilanci si finanziano allo Stato più X. Dunque aumenta il costo al quale loro prendono soldi in prestito e dunque se vogliono, non dico guadagnare, ma non perdere soldi, devono aumentare i tassi di interesse. Dunque i mutui futuri e i mutui a tasso variabile infatti stanno già aumentando. Più allora, che futuri a tasso variabile. Comunque sono tanti quelli che hanno il tasso variabile. Futuri a tasso variabile potrebbero, perché non sta scritto. Va bene, speriamo che non sia così. Allora, l'alternativa è che le banche non stanno in piedi. Quanto dura, Federico, lo sai. L'alternativa dice che le banche saltano. Se finisse, non succederà settimana prossima, non succede niente. Se dura tre mesi, succede. Hai assolutamente ragione. Infatti, quello che è successo è che le banche hanno visto lo spread aumentare per tre mesi, facendosi concorrenza le une con le altre, hanno evitato di aumentare, perché dicevano va bene, adesso si presenta la finanziaria sarà ok e lo spread scende, invece si è presentata la finanziaria non è ok, lo spread è salito e a questo punto le banche saranno costrette, ed è l'equivalente, guarda, è come se la Banca Centrale Europea alzasse i tassi. Allora, noi Peter, tutti staremmo protestando con la Banca Centrale Però qui Europea. C'è un punto che dobbiamo dirimere, perché la discussione è sempre questa, c'è una sorta di congiura, complotto, comunque ci sono i soliti poteri forti che vogliono anteporsi al voto popolare, cambiare le leggi al posto del popolo. Vedi questa tendenza oppure questa narrazione che fa il governo è vittimista? È nato uno scontro politico che ha molto a che fare. Abbiamo un problema, l'Italia è super indebitata, se non fossimo super indebitati tutto questo lascerebbe il tempo che trova. Però al di là di questo, dal punto di vista politico, è nato uno scontro, un potere nuovo, nascente, che non si sa dove andrà, che è rappresentato dai 5 Stelle, da Salvini all'estero, da gente che va dall'estrema sinistra, Orban, diciamo il partito anti-austerity, anti-Europa liberale, come l'abbiamo conosciuto, vuole prendere il potere in Europa. Chi sta al potere sta all'interno della Commissione. Da una parte ci sono i nostri governanti,
che strepitano secondo me al di là del dovuto, perché secondo me quando ricopri una carica istituzionale ci sono cose che non si dicono e nemmeno si pensano, tipo noi ci abbiamo, siamo stati votati. Dall'altra parte però, perché va raccontata tutta, abbiamo un signore tra i tanti, Moscovici, ex socialista, euroburocrate, responsabile in commissione, il ministro, diciamo nella Commissione Europea dell'Economia e della Finanza, il quale dice chiaramente nelle sue interviste, aizzando loro che rispondono, eccetera, noi dobbiamo convincere l'Italia a seguire queste regole. Ma dice di più, perché permettiamo alla Spagna, che l'ha chiesto con tutti i crismi, cioè andando in Europa e chiedendo per favore, eccetera, di sforare il rapporto anche a loro? La risposta è composta. Prima cosa, dice, perché hanno un governo pro-Europa, e poi perché hanno dei parametri che sono diversi. Non bisogna dimenticarsi che è in atto uno scontro politico. Che c'è una campagna elettorale anche in Europa. Loro sono, no, e qua finiamo, loro sono inesperti, non lo sanno, Salvini e Di Maio si comportano male, tutto vero su quello che si dice sui mercati. Loro invece che stanno in commissione sanno che ogni loro parola ha influenza sui mercati. Non è un complotto, è politica. Allora, vorrei chiedere a Matteo Richetti, entrando proprio sul concreto. Qua abbiamo, per esempio, il presidente dell'INPS, Tito Boeri, che dice, fa una valutazione, dice, con la modifica della Fornero, come è stata annunciata, come è stata prevista, salirà il debito di 100 miliardi. La risposta di Matteo Salvini è, Boeri si deve dimettere e deve candidarsi. Allora, mettiamoci un attimo d'accordo su questa questione, e vorrei che sentire il parere di tutti voi su questo. Boeri può dire queste cose se non si vuole candidare? È una entrata a gamba tesa? È un intervento politico o che cosa? Beh, che il presidente dell'INPS avvisi di fronte al fatto che una riforma produce aumento di spesa, ma io non mi stupisco più, perché Salvini ha detto ai magistrati mettetevi il cuore in pace, siamo arrivati noi quando gli mandano l'avviso di garanzia. Di Maio dice alla Banca d'Italia se avete un problema candidatevi e prendete il nostro posto, e dicono a Boeri dimettiti. Ora mi pare che ci sia una relazione con le istituzioni e gli enti dello Stato che, come dice Peter, forse ogni tanto si potrebbe anche tacere. Dopodiché la riforma delle pensioni è fatta non solo per un dato di allungamento della vita e di conseguenza dell'età pensionabile, ma anche per un dato di sostenibilità dei conti pubblici. È evidente che se la tocchi produci spesa. La cosa sulla quale volevo riflettere con Pierluigi è che il problema non è lo scontro con l'Europa o le parole di Moscovici. Il problema è perché le altre forze cosiddette sovraniste, a partire da Kurz, il cancelliere sovranista austriaco che azzera il deficit, fanno politiche economiche diametralmente opposte. Sul piano sociale comprendo, ma sul piano economico i cosiddetti sovranisti, per liberare risorse e fare politiche che siano reddito di cittadinanza o flat tax, riducono il deficit, liberano dagli interessi e utilizzano quei soldi. Qui in Italia si fa i sovranisti con gli immigrati e i turisti sulle politiche economiche, perché no, così non si va da nessuna parte. Che tra l'altro è spesa improduttiva, Gianluigi. Allora. È facile per me dimostrare attraverso una tabella come negli anni da Monti in su il debito sia salito e il rapporto debito-PIL è andato decisamente oltre. Con Monti, da che era 116,5 con Berlusconi Monti della prima fase, con Monti arriva a 123,4, Monti Letta 129, Letta Renzi 131,8%, Renzi 131, cioè sempre spinto in avanti. Quindi la riduzione del debito, nonostante tutte le misure di austerità, nonostante tutte le manovre di austerità, non ha prodotto né una crescita e né alcunché. Arriviamo alle previsioni, perché ogni tanto vorrei riflettere su quello che già scriveva ai tempi Sergio Ricossa quando titolava il suo libro Maledetti economisti, no? Allora, le previsioni dei professori e dei competenti. Alla vigilia del referendum confermativo sulla riforma costituzionale avevamo sentito tutti, dal Centro Studi di Confindustria a Goldman Sachs, passando anche dall'ambasciatore americano in Italia, dire se vinceranno i no ci sarà la fuga di tutti gli investitori. E non accade. Non è accaduto. Cosa dicevano il giorno precedente all'elezione di Trump? Sta accadendo. Ma questa è una previsione che state facendo, non sta accadendo. Intanto allora l'avevate legato al referendum. L'avevano legato all'esito referendario. Non è successo.
Quando fu eletto Trump in America, adesso vedrete che cosa succederà in America, sarà il disastro per tutti, borsa record, però, occupazione scusami, record, cioè, PIL in grande crescita. No, va bene, ho capito, ci guardo tutti i titoli, però la domanda è questa, se non sta accadendo niente, scusami Gianluigi, però se non sta accadendo niente, perché Savona ha detto se lo spread sale a 400 dobbiamo cambiare la manovra? Siamo a 300, oggi è chiuso a 305, mi sembra più o meno. Allora, sto spread conta dopo, o non conta? E subito dopo, per conta me non o non conta? Non conta, per Savona conta. Scusate, no, è una questione tecnica. Aspetta, perché 400, lo spieghiamo però, perché c'è un livello di spread, di tassi di interesse che paghi, che se diventa troppo alto, visto che questi titoli sono in pancia alle banche. È quello che diceva prima cioè, Fubini. Ci sono alcune banche in Italia che sono particolarmente deboli, ed dopo essendo particolarmente deboli, non potrebbero ricapitalizzare se perdono valore i loro titoli di Stato. Però dobbiamo anche dire che ci sono altri investitori, oggi l'abbiamo letto, sul Sole 24 Ore, che apriva con un'intervista a un importante manager di JP Morgan, che dicono: ragazzi, questo il mercato è volatile, per noi i soldi li mettiamo sui titoli di Stato perché prendiamo tanti interessi e perché noi pensiamo, poi magari si sbaglieranno, che intanto l'Italia non ha rischio di andare in default. Nessuno ha risposto univoco. Abbiamo aggiunto un punto importante perché, diciamo, qui c'è un esponente della maggioranza di governo che ci dice che lo spread non conta. Allora, lasciamo perdere la questione delle banche, lasciamo perdere la questione che sappiamo bene che quando c'è tensione finanziaria l'Italia non cresce, ma guardiamo dal punto di vista sociale, perché alla fine 5 Stelle sono stati votati da persone che voi vi siete dimenticati, i poveri. Parlare di poveri, di povertà durante i governi del PD purtroppo è stato quasi un tabù. Lega è stata votata da quegli operai che abbiamo visto nel servizio di prima. Però in termini sociali, quando sale lo spread, oggi mi sono guardato una cosa, hanno fatto delle aste, e c'è stato un bond che è stato venduto, un titolo di un BTP a 3 anni, venduto al 2,40%. Sostanzialmente in interessi l'effetto spread rispetto a prima del governo è che il Tesoro dovrà pagare in interessi su quel titolo 240 milioni in più. E questo succede decine di volte in un mese, aste di questo tipo. Ma quei 240 milioni vanno a pesare sul bilancio. Cosa sono? No, esattamente. In termini di quello che deve interessare a lui, perché è un eletto dei 5 Stelle, sono un trasferimento dei suoi elettori, i disoccupati del Sud, all'avvocato dei Paioli che vota PD, all'industriale che vive a Brera, a Milano, che vota PD. Sono un trasferimento dall'operaio che ha votato Lega a queste persone, quelli che votano PD però, a Roma, Federico, sono quelli che stanno nei quartieri. Federico, però c'è una cosa che uno per volta. Quindi l'aumento dello spread, però vi prego di essere sinteti. Sono quelli che hanno che comprano quei BTP. Cioè, dice Federico, l'aumento dello spread favorisce i ricchi rispetto ai poveri, cioè la base elettorale dei 5 ricchi. Cioè è un trasferimento dalla loro base elettorale alla loro base elettorale. Perché dobbiamo essere onesti, nessuno di noi sa, dato che non sappiamo come finisce questa partita, se questo aumento dello spread sarà un aumento dello spread che ci trascineremo per mesi e mesi, perché se la cosa, in ipotesi, avessero ragione loro e la loro manovra espansiva parte e incomincia a dare dei risultati, lo spread scende e sono tutti contenti. Questo io non lo so, però dobbiamo raccontarla tutta. Allora, però questo è proprio il punto su cui vi prego di un giro di opinioni su questo. Il 2,4% in sé, siamo tutti d'accordo, può voler dire tutto niente. Il problema è questo deficit, come viene speso, se ci sono misure in questo 2,4% di deficit che favoriscono la crescita e quindi fanno abbassare tutti gli indicatori negativi dell'economia. Allora, voglio partire da Matteo Richetti, poi Paragone e poi voi, vi prego rapidamente, cosa c'è di sbagliato dentro questo 2,4%? Telegrafico, io contesto la natura dell'aumento di spesa, cioè il fatto che portare al 2,4 non lo si fa per favorire investimenti, riduzione delle tasse sul lavoro, riduzione delle tasse sulle imprese e le persone, che possono essere volano di nuove entrate, ma lo si fa per spesa improduttiva, perché sono convinto che la cittadinanza, quello sì, avrà un respiro molto corto e con scarse entrate a parte lo Stato. Il secondo aspetto, rispondo a Fubini, sul tema dell'elettorato, se avete letto la nota di aggiornamento del DEF,
Loro fanno un'operazione che conferma tutte le politiche del governo Renzi e Gentiloni su imprese e banche, cioè rifinanziano la cosiddetta CAGS, la garanzia sulla capitalizzazione degli NPL, soldi dello Stato alle banche a copertura dei cosiddetti crediti deteriorati. E lo dico perché Gianluigi è venuto preparatissimo sui temi di paragone del passato, cioè è già successo, lo sprenato su, fa un po' più fatica perché è una persona onesta a difendere il contenuto di una manovra, lui che ha fatto fortuna su gang bank, il partito delle banche e il partito dei banchieri, oggi si trova a votare una manovra che dice il governo Renzi e Gentiloni sui soldi dello Stato alle banche noi li riconfermiamo e li estendiamo, l'estensione alla cartolarizzazione dei crediti consolidati come inadempienti probabili. È vero che questo non ti piace, Gianluigi? No, ma non è vero, questo qui è un discorso che è di sistema, come fai a lasciare il comparto finanziario e bancario completamente scoperto? Accanto a questo c'è una cosa fondamentale che voi non avete nemmeno visto col binocolo: andare a risarcire i risparmiatori truffati. Questo diciamo che caratterizza i primi soldi che mettete, l'estensione dei soldi alle banche, noi risparmiatori. Guarda, la stessa cosa che per cui tu dici mi dovrebbe imbarazzare, ti dico di no perché sarei un incosciente a pensare il contrario rispetto a quello che ti ho detto, ma dentro la stessa manovra c'è il risarcimento ai risparmiatori, un qualcosa che prima non era mai visto. Allora, a proposito di crescita, il 2,4, voglio dire una cosa, il 2,4 ai mercati non produsse alcunché, lo spread con il 2,4 quando fu annunciato era tranquillo, quando ha parlato Moscovici, ho qua la curva, parla Moscovici e parla Rossi, direttore generale di Banca Italia, e lo spread comincia a salire, ma il 2,4 è manovra, i mercati rapidissimo non tollerano Fubini, i su rumori, questo punto i è colpa di Moscovici, no, lo spread che è salito sicuramente Moscovici, sono d'accordo che fa politica e lo fa a volte con parole improprie, però non c'entra nulla. Allora, poiché si parlava di quei 100.000 euro, ho c'è fatto curva, rapidamente, non ci arrivo, sono parliamo un dei po 100.000 mio, euro sì, che Micheli vorrebbe spendere anziché investire. Poi è stato allo spread. Allora, lo spread sul Portogallo significa che se io mi compro dei titoli italiani, mi fai parlare? Dai. Allora, se io mi compro dei titoli portoghesi, italiani rispetto ai portoghesi, dopo 10 anni, titoli di 10 anni, dopo 10 anni 100.000 euro, mi danno 15.600 euro in più se compro gli italiani. Se compro gli italiani piuttosto che i tedeschi, mi danno più di 30.000 euro in più su 100.000. Allora, non c'è nessun complotto, non c'è nessuna politica, c'è sfiducia purtroppo. Allora, chi investe nei titoli portoghesi? Misuriamo tutte le promesse sui portoghesi. Dai, su. Chi è che fa speculazioni tutte le promesse sul Portogallo? Ma dai, i portoghesi la finanza internazionale. Tutte le speranze. Allora, ce n'è una di promessa che aveva comunque illuso molti italiani, no? Perché quella sì, forse poteva incidere sui consumi decisamente, sulla crescita. Qual era? Una su tutte, la flat tax. La promessa, ve la ricordate, la rivoluzione fiscale, la promessa delle promesse. Allora, in realtà dobbiamo dire che non è stata mai flat, perché non è stata mai veramente piatta, perché già dal contratto, la vediamo, la promessa nel contratto giallo-verde è questa, due aliquote fisse, quindi non è proprio flat, al 15 al 20% per persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie. Però la storia di questa flat tax è un po' lunga, un po' complicata. La riassumiamo. Il 1 giugno giura il governo, il 5 giugno vi faccio vedere alcuni passaggi. Siri della Lega, che è responsabile economico, dice con la tassa piatta per tutti partiremo l'anno prossimo. Il valore di questa tassa è 50 miliardi di euro. Cioè, avete capito? 15 o 20% di aliquota per tutti. Per tutti. No? Partiamo l'anno prossimo pazzesca. E 50 miliardi costerà questa enorme rivoluzione fiscale. E poi Salvini lo ribadisce, perché si iniziano a fare i conti, e dice con la flat tax benefici per tutti. Il 16 giugno addirittura il vice ministro dell'economia Garavaglia dice ce ne occupiamo ad agosto, la flat tax ad agosto, ma già diventa per le partite IVA, quindi non più per tutti ma per le partite IVA. Bene, si iniziano a cercare le coperture, si ricorre come sempre succede alle tax expenditures, cioè a questi sgravi fiscali che si cerca sempre di tagliare, ci ha pensato anche Cottarelli, ma alla fine non ci riesce mai
mai nessuno. E Tria, il ministro dell'economia, dice questo: la flat tax va finanziata con le tax expenditures, ma è un processo complesso che richiede tempo, quindi non è più per tutti ed è un processo lungo. E poi ancora Salvini dice: allora è per le partite IVA, quindi per l'anno prossimo 15% per le partite IVA e non di più. La nota di aggiornamento al DEF conferma questo 15%, c'è anche da dire che si aumenta, quindi si tagliano le tasse per 1,5 milioni di partite IVA, però potrebbero aumentare per altri, perché si aboliscono alcune misure per le imprese come gli IRI e l'ACE. Comunque non si mettono più 50 miliardi. Quanti soldi si mettono? Ieri c'è stato una diatriba tra Tria e Salvini, 600 milioni, no, 1,7 miliardi. Nota congiunta si dice questo: quanto si mette per la flat tax? 600 milioni nel 2019, 1,8 miliardi. Speriamo nel 2020, 2,3 miliardi nel 2021. 1,7 era la media, diciamo. 1,7 era la media, non più 50 miliardi e non più per tutti. Peter Gomez, possiamo dire che la flat tax al momento, questa diciamo è la promessa, scusami ti faccio finire, per noi non è mantenuta. Possiamo dire che questa è la grande promessa tradita per adesso? Sì, però devo anche dire che avendo letto quel contratto di governo, io per esempio, avendo letto il contratto di governo e vedendo le prime dichiarazioni, pensavo che sia reddito di cittadinanza che flat tax sarebbe partito in maniera molto più graduale. Poi sono successe delle cose diverse, vi ricordate all'inizio i 5 Stelle dicevano una cosa che secondo me era perfetta: rimettiamo mano con 1,5 miliardi ai centri per l'impiego, dopo un anno per cui li abbiamo rimessi in mano, e guardate che è una riforma strutturale quella del lavoro se si fa bene, perché mettere mano a centri dell'impiego che funzionano, visto che ogni anno in Italia ci sono 700.000 posti che rimangono scoperti non perché mancano le persone, ma perché non si incontra domanda e offerta, se mettiamo in piedi quella roba facciamo una riforma come altro che Job Act. Il punto è che poi, dopodiché, tutto si è accelerato, perché, diciamo chiaro, arrivavano le elezioni europee, la competizione tra i due partiti, bisogna eccetera. Bisogna portare un osso. Comunque, subito. Diciamolo, visto che siamo qua, immagino che tutti saranno contenti che non ci sia la flat tax, visto che siamo tutti preoccupati per i mercati, perché sennò lo spread sarebbe a 700. Allora, e diciamo anche un'altra cosa, che Richetti ha ragione su tutto. Questo lo sapevano anche prima, quando la promettevano, però. Richetti è nella posizione di noi giornalisti. Perché io sono andato a prendermi, perché ovviamente come erano loro quando ero in opposizione, perché io sono andato a prendermi il programma del PD, che è fantastico. Pensione minima a 750 euro invece che 780. Il reddito di inclusione, che è meno del reddito di cittadinanza, perché non prevede nemmeno che tu in linea teorica ti dia da fare per fare qualcosa, portato a 6 miliardi. Bellissimo, 240 euro per ogni figlio, 10 miliardi di spesa. Era una manovra che secondo me alla fine forse spendeva, io non li ho fatti i conti, però forse spendeva più dei 37 di cui parlano loro. Ecco, no. tra l'altro non li ho fatti i conti, no. Però vado sono spannometrico. Aggiungo io, gli 80 famosi euro di Renzi, 10 miliardi all'anno circa di spesa, hanno avuto un impatto sulla crescita dell'economia così grande rispetto alla spesa, rispetto a quella che avrebbe il reddito di cittadinanza, che se non altro va ad aiutare persone che sono realmente povere? Ma gli 80 euro erano riduzione di cosiddetto cuneo fiscale, quindi differenza di loro, ma anche loro ci mettono 10 miliardi. Perché state raccontando 780 euro dati a chi non lavora, quando sapete benissimo che fare 780 per 12 per 6 milioni di poveri qualcosa di più? Non sono 780, sono quello che manca per arrivare a 780. Certo, sì, se uno c'ha 500 sono 280. Non sono 10 miliardi. E concludo, Richetti non fa il giornalista, ma fa opposizione. Fa sommessamente notare che a pagina 41 della nota di aggiornamento del DEF loro abrogano l'IRI, che era l'imposta sul reddito di impresa, sostituiva l'IRE sostanzialmente, cubava 2 miliardi, noi sbagliando la facevamo entrare in vigore il 1 gennaio 2019, quindi ad oggi non c'è, loro la cancellano legittimamente, liberano quelle risorse e fanno l'operazione che la scheda ha illustrato dal punto di vista economico. Quindi è un gioco delle tre carte, non stanno abbassando le tasse a nessuno, perché ciò che era previsto per il sistema delle piccole e medie imprese va per 600 milioni alle partite IVA, solo a quelle. Quella secondo me non si chiama flat tax.
Gianluigi Paragone, vorrei chiederti una cosa. C'è stato ultimamente un riferimento abbastanza frequente al risparmio privato degli italiani, cioè si dice è vero che noi abbiamo un enorme debito pubblico, ma gli italiani sono dei grandi risparmiatori, quindi hanno un grande risparmio privato. Che cosa significa questo riferimento al risparmio privato degli italiani? Che questo risparmio privato voi auspicate che venga usato dagli italiani per comprare i titoli di Stato e aiutare in questa maniera la vostra manovra e, insomma, il Paese? Beh, intanto è un dato di fatto che, come sai, è un tema che abbiamo affrontato tante volte quando venivo qui a parlare proprio dell'indebitamento dell'Italia, che è molto alto sulla parte del pubblico, ma è molto basso per quanto riguarda il privato. Quindi vuol dire che c'è una ricchezza privata che è notevole. Qualcuno la parametra a livelli mondiali come capacità. Ed è il motivo per cui, secondo me, un capoccia di JP Morgan dice il debito pubblico italiano non è la sostenibilità del debito pubblico italiano non è in discussione. Uno non è che dice che ti vengo a prendere i soldi dei conti correnti italiani, è bene chiarirlo immediatamente. Se vuoi partecipare ad una scommessa di rilancio, ti diamo gli strumenti per farlo. In fin dei conti è un quasi ritornare, qualcuno non è d'accordo, ma è un'opzione possibile, è quasi ritornare ad una vecchia buona abitudine degli italiani. È una misura patriottica italiani. In qualche maniera, ma è il riferimento al risparmio privato? Ci sia un principio fondamentale che gli italiani, e non solo gli italiani, devono essere liberi di scegliere come allocare il loro risparmio. Dentro questo, dunque, questo è... Rapidissimo, spero, poi ecco, continuiamo allora, dopo la pubblicità. I fatti sono che l'anno prossimo l'Italia, tolti i titoli veramente a breve termine, deve rifinanziare 250 miliardi di titoli a medio e lungo termine, ok? 50 miliardi di deficit, 200 miliardi di rinnovo. La BCE ha comprato quest'anno 70, comprerà l'anno prossimo 30. Gli stranieri dovrebbero rinnovare 110 miliardi. Questi 110 miliardi, visto la sfiducia che è stata creata, purtroppo, attraverso le dichiarazioni contraddittorie sull'euro, sul deficit, sul debito, sulla direzione della politica economica, sui sussidi, caos, un investitore straniero, abbiamo visto, vanno via. Allora, se questi investitori stranieri non rinnovano per 110 miliardi, io penso che sarà molto duro affidarsi solo al risparmio delle famiglie. Bene, ma e soprattutto in maniera volontaria. Allora, fermati qua. Vuol dire che bisogna ricreare fiducia. Ti domando, allora, scusa, subito dopo la pubblicità Italia. Continuiamo. Pubblicità e arriva il professor Cassese da noi. Bene, ci ha raggiunto il professor Sabino Cassese, giurista, giudice emerito della Corte Costituzionale, gli ospiti li conoscete già, Paragone, Gomez, Matteo Richetti, Federico Fumini, però voglio cominciare con lei, professor Cassese, tornando sulla questione degli organi istituzionali, degli organi di controllo, perché insomma quello che sostiene il governo è che se si fa una promessa all'elettorato, si promette di fare una legge, tipo l'abolizione della legge Fornero, è un dovere poi di chi lo promette cercare di realizzare questa promessa o raggiungere questo obiettivo e che quindi quegli organi e organismi che si mettono in mezzo, dal Fondo Monetario Internazionale che la critica all'INPS che dichiara che costa troppo, in qualche maniera intralciano e quindi boicottano il voto popolare. Che cosa c'è che non va in questo ragionamento? Secondo me c'è una confusione tra governo e Stato, cioè il governo è un centro motore dello Stato, però lo Stato è una cosa molto più complessa e deve tener conto di altri interessi e c'è un difetto di ponderazione in questo senso. Per prenderla un po' più da lontano, le due forze politiche che sono andate al governo adesso erano forze politiche in movimento, no? E stanno diventando lentamente forze politiche istituzioni, sono entrate dentro lo Stato. Il processo di apprendimento è un po' lento. Ecco, cioè lei non vede uomini di Stato in questo governo? Vedo tanti uomini di governo, ma pochi uomini di Stato. Senta, ma lei vede, insomma, non crede che ci sia un po' troppo allarmismo? Cioè, come ci ricordava Peter Gomez, effettivamente ci troviamo di fronte a una rivoluzione. Cioè, questi che sono arrivati adesso hanno un potere nascente. Che vuole scalzare il vecchio potere costituito. Allora, gridare al rischio per la democrazia, alla democrazia liberale, al pericolo democratico, non è un po' eccessivo secondo lei oggi?
secondo me, eccessivo gridare al pericolo per la democrazia. Non eccessivo quello relativo alla democrazia illiberale, perché abbiamo dei precedenti e sappiamo che ci sono degli estimatori italiani di questi precedenti, mi riferisco all'Ungheria e alla Polonia. Quindi questo viene preso come un modello, insomma. Ecco, ma il Presidente della Repubblica Mattarella proprio oggi ha fatto una dichiarazione di cui si è molto parlato. Ce l'avete in grafica quello che ha detto Mattarella? La storia insegna che l'esercizio del potere può provocare il rischio di fare inebriare, di perdere il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere. Considera questa frase di Mattarella una frase importante, grave? Perché lo dice, secondo lei? Come la interpreta il professor Cassese? Beh, io ho già scritto nel senso che l'interpreto con un senso di hubris, cioè di quella sorta di orgoglio che viene proprio dal potere. Il potere deve essere esercitato sempre conoscendo i limiti del potere e tenendo presente che non si può dire al governatore della Banca d'Italia o al presidente dell'Inps presentati alle elezioni, perché loro fanno il loro mestiere. Loro fanno il loro mestiere, Gianluigi Paragone. La politica, che spesso possa reagire con frasi che possono apparire scortesi, inappropriate, inopportune, è possibile, a maggior ragione in una dialettica che si fa sempre più serrata e intensa. Da qui però a immunizzare anche gli organi di controllo credo che sia sbagliato, perché nel recente passato abbiamo visto come uomini che rappresentavano le istituzioni, che si erano formati all'interno delle istituzioni, da lì a poco si sono ritrovati per esempio in banche d'affari. Penso a Grillo, a Siniscalco, che dopo una lunga formazione passata dalla Direzione Generale del Tesoro al Ministero, poi sono finiti in banche d'affari, chi in JP Morgan, Goldman Sachs, che compagnia cantante. Abbiamo visto in un recente passato l'organo di vigilanza di Banca Italia non rispondere per l'omesso controllo, e queste cose vanno dette. Va detto, va ricordato che personale di Banca Italia si è ritrovato dentro organi decisionali, per esempio delle banche venete. No? Mi sembra che sia una storia leggermente esagerata. Qui stiamo parlando di un'altra. No, scusa, sono fatti. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. No, qui stiamo parlando però di un'altra cosa. Stiamo parlando. Allora, onestamente, non ricordo i dettagli. Quello che ricordo è che quelle persone, quel conflitto di interessi è stato ampiamente gonfiato. Però il punto è un altro qua. Il punto è, se noi vogliamo un modello di democrazia tipo ungherese, dove i partiti di governo controllano... Non andare in Ungheria. Ma questo era l'argomento. Questo era l'argomento sollevato. Il potere giudiziario e i poteri indipendenti, la banca centrale, tutti gli altri poteri di controllo, o il modello che abbiamo sempre avuto, dove c'è il governo eletto che ha un potere esecutivo e poi ci sono dei pesi e contrappesi che garantiscono i diritti delle minoranze, i diritti degli individui, il diritto della libertà di stampa, queste cose. Qual è tra i modelli quello che questo governo apprezza di più? Questo è il punto su cui trovo che sarebbe utile rispondere. Personalmente io credo che l'Italia sia un paese più complesso, più ricco, una democrazia più strutturata dell'Ungheria, forse anche sicuramente anche della Polonia, e quel tipo di operazione qua non riesce, perché ci sono persone come Corrado che fa il suo giornalismo, ci siamo noi che facciamo il nostro giornalismo, ci sono degli organismi indipendenti che hanno un ruolo molto forte, c'è il Presidente della Repubblica. Posso chiederti una cosa? Stai parlando di individui, però, stai parlando di sistema. Vorrei chiedere, questo è il punto. Gianluigi, ti prego, ti prego anch'io, perché... Bisogna distinguere i peccati dalla fede della Chiesa, te la dico così. È evidente che Banca d'Italia è un organo indipendente, però è anche altrettanto evidente, e Mirichetti con Renzi lo ha detto nella scorsa legislatura, che nella sua attività di controllo sulle banche ha fatto molto acqua. È evidente che Banca d'Italia, che non deve essere attaccata e neanche toccata, si trova in un imbarazzo, non ha più la moneta, quindi
mentre la vecchia Banca d'Italia che metteva moneta parlava, e giustamente, spessissimo di economia, perché era lei che in autonomia decideva quanta moneta stampare e quanta inflazione fare in questo paese, adesso continua, invece che dire occhio, i numeri sono sbagliati della manovra, ti può dire tenete le pensioni, fate un'altra cosa. Uno potrebbe risponderti, non tornano i conti, tagliate per 30 miliardi le spese dello Stato. È una decisione politica se intervenire sulla Fornero piuttosto che intervenire su un'altra cosa. Io Banca Italia ti devo dire, i conti secondo me non tornano, poi fate voi come per farli tornare. È giusto questo ragionamento, professor Cassese, cioè gli organismi di controllo devono dire i conti non tornano, dare il conto preciso e non, fermarsi lì. Ovviamente che si occupa di pensioni. Ma non devono indicare la strada, perché la strada la deve indicare la politica. Ma su questo non c'è dubbio. Ma parliamo dei fatti, come dice giustamente Pere Bonello. Noi partiamo da un presupposto, che c'è un documento del governo che passa all'esame del Parlamento e attraverso l'audizione di una serie di organismi tecnici. Questi organismi tecnici esprimono la loro opinione. In funzione di che cosa la esprimono? In funzione della salvezza del governo stesso, cioè mettono sull'avviso il governo, dicono al governo, guarda, potresti cadere, no? Ecco. E in fondo è nell'interesse del governo di ascoltare delle voci di questo tipo, che sono le voci dei competenti. Ti conviene ascoltarli materie. Perché mettono in guardia sui pericoli. Quindi, intendiamoci, possono anche sbagliarsi. Perché non è che il competente e il tecnico sempre ha ragione, però è un iter che è stato costruito così, e reagire a quest'iter in cui si chiede a qualcuno esperto, a un medico, che i medici si possono sbagliare. E lì si è chiesto a 4-5 medici, dimmi che cosa ne pensi del mio stato di salute, e loro si sono espressi. Mica hanno fatto un programma politico, insomma. Rispondergli nel senso... La risposta che è stata data, fatti eleggere perché sennò non puoi esprimerti, è una risposta sbagliata, incongruente con la finalità della procedura. Resta una questione. Gianluigi, ti chiedo in 10 secondi di chiudere. Professore, le domando. Una frase detta fuori dal contesto istituzionale, come quella del direttore generale di Banca Italia, Salvatore Rossi. Problemi dell'Italia non si risolvono con più debito, e se temono che il debitore fallisca i risparmiatori fuggono. Detta in una lectio magistralis all'Università di Venezia, una frase del genere è dentro il perimetro, il peristilio delle istituzioni o è fuori? Forse fuori. Qui c'è la reazione. Sentiamo la domanda è chiara. La domanda è per il professor Cassese. Anch'io per il professore. Secondo lei, un ministro della giustizia che di fronte alle elezioni del CSM non risponde, è un organo autonomo, non commento, ma dice hanno fatto bene o hanno fatto male, è un uomo di Stato o un uomo di governo? Allora, sentiamo il professore su queste due presunte invasioni di campo. Citate con le banche, quella del direttore generale della Banca d'Italia e quella del ministro di giustizia. Beh, innanzitutto noi stiamo parlando della reazione di Di Maio alla posizione della Banca d'Italia nel corso di quella procedura. Non stiamo parlando del discorso fatto da Rossi in un'altra sede. Quindi stiamo parlando di una reazione specifica a un fatto diverso. Quindi è una cosa diversa. Io penso che la Banca d'Italia debba preoccuparsi del debito. In quella frase c'è semplicemente l'espressione di una preoccupazione per l'ammontare del debito. Ma perché non dovrebbe preoccuparsene? Siamo tutti preoccupati per l'ammontare del debito che abbiamo. Ma non può dire una frase generica. Ti ha dato la risposta. È una frase politica. Secondo te politica, secondo il professor Cassese, è nel perimetro di un potere che si deve preoccupare della stabilità dei conti. Se Carige dovesse fallire, la colpa è del governo o sarà di Banca Italia? Va bene, adesso... Beh, per la verità né dell'uno né dell'altro. Beh, no, un po' di colpe forse ce l'ha più Banca Italia. Il governo sicuro non ce l'ha. Scusi, dal 1990 le banche sono delle imprese.
E le imprese quando falliscono, falliscono perché, per responsabilità di chi le gestisce. C'è una vigilanza. Ma la vigilanza non è la divina provvidenza. La vigilanza allora fissa. Posso va bene, va bene, non ne ha azzeccata una. Devo veramente dare. Dalle banche venete, MPS. Devo dare il dress. Ne ha azzeccata una. Va bene, ma va bene. Gianluigi, tu intanto lo sai che qui sei sempre un ospite molto, diciamo, gradito, quindi torneremo a parlare di questo. Siccome ha lasciato in evasa in 10 secondi la risposta di Richetti, invece il Ministro di Giustizia, che critica la scelta del CSM per aver scelto un candidato secondo lui troppo politicizzato alla sua vicepresidenza, è un'invasione di campo o ci sta nella battaglia politica che stiamo combattendo, insomma, in questi mesi? Lui l'ha espressa fuori dal CSM ed è libero di esprimere delle opinioni di questo tipo. Probabilmente non era la cosa più opportuna da dire in quel caso lì, perché quella persona aveva titolo ad essere eletto e quindi non bisognava fare l'analisi del sangue, ecco. No, ma Federico, non posso, non ho più il tempo. Quello che dispiace è che non abbiamo capito se per paragone il modello migliore è un modello di democrazia liberale con autorità indipendenti o un modello di democrazia con autorità che non sono indipendenti. Non l'abbiamo capito. Vabbè, questo però è il punto importante. Ma anche Italia non è indipendente. Va bene, quindi perché ci sono le banche nel consiglio di amministrazione, eccetera, eccetera. Benissimo, grazie per essere stato noi, professor Cassese, con Matteo Richetti e col nostro Alessandro De Angelis che ci sta raggiungendo. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, perché la cosa incredibile, Peter, di tutta questa storia è che il governo se la prende con le autorità indipendenti perché non c'ha un'opposizione con cui prendersela, certo, in questo momento. C'è questo piccolo problema. Grazie a Federico Pubini. Pubblicità. Buonasera a tutti. Per portarvi con me dentro la storia di stasera ho pensato che forse potrebbe aiutarci la frase di un famoso autore latino che disse: nessuno nasce mai solo per se stesso. Ebbene, pensate quanto questo sia mettere un po' il dito nella piaga, perché ci sono tante parole che testimoniano un'abbondanza di ego. C'è l'egoista che fa soltanto il proprio interesse, c'è l'egocentrico che mette se stesso al centro dell'attenzione, ma ci sono anche altre parole meno usate e altrettanto belle, come l'egolatra, colui che adora se stesso come un dio, e soprattutto l'egoarca, ovvero colui che pensando di poter sempre prescindere dall'appoggio e dall'aiuto di altri, pensa di dare agli altri le proprie regole e le proprie norme, cioè di comandare. Stasera io vi racconto la storia di un grande egoista, egocentrico, egolatra ed egoarca, al quale tuttavia la vita stava per riservare una bella lezione. Si chiamava Sir Thomas Beecham ed era il più importante direttore d'orchestra della sua epoca. Un vero talento, stimato, apprezzato. Eccolo qua. Ma Sir Thomas era anche noto per avere un carattere letteralmente incredibile, intrattabile. Era detto il mastino. Ci sono un paio di episodi che vi raccontano un po' con chi abbiamo a che fare. Il primo, quando arrivò al suo compleanno all'età di 70 anni, gli furono portati i telegrammi di auguri di personaggi niente male come Strauss e Stravinsky. Bene, sapete cosa rispose Sir Thomas? Disse: dov'è il problema? Se fosse stato vivo Mozart me li avrebbe sicuramente mandati anche lui. Un'altra volta lo chiamarono a dirigere l'orchestra davanti ad Adolf Hitler. Sir Thomas entrò, raggiunse il podio, poi si rese conto che in sala ancora il Führer non c'era. Bene, si mise così a braccia conserte ad aspettarlo. E quando Hitler entrò in sala e raggiunse il palco reale, lui lo guardò dal podio e fra gli occhi esterrefatti di tutti gli fece cenno che non si arriva in ritardo a un concerto. Hitler, allibito, si mise a sedere come uno scolaretto in ritardo all'ora di matematica e il concerto iniziò. Bene, se Sir Thomas Beecham era in grado di trattare così il Führer in persona, pensate cosa non era in grado di fare con un ragazzo che non aveva neanche la metà dei suoi anni, ucraino, un enfant prodige, un pianista. Un giorno dissero a Sir Thomas che quella sera, era il 1928, alla Carnegie Hall di New York, egli avrebbe dovuto debuttare insieme proprio a quel pianista. Sir Thomas rimase allibito. Come? Io devo dividere questa serata
con un giovane ragazzino alle prime armi, no, e fece mettere il proprio nome a caratteri cubitali fuori dalla porta con il nome del giovane pianista molto più piccolo, quasi invisibile. E fece di più. Cominciò a provare, era Tchaikovsky, cominciò a provare in un modo tale da svantaggiare il pianista affinché la sua partitura di Tchaikovsky non emergesse come avrebbe dovuto. E così pensava di toglierlo letteralmente dalla circolazione, uscendone fuori solo lui. Non sapeva ancora che quella sera aveva in serbo qualcosa di eccezionale per lui. Entrò, raggiunse il podio, cominciò a dirigere l'orchestra. E a un tratto, dopo pochi minuti dall'inizio, sentì il rumore che mai avrebbe voluto sentire. Stack! Gli si erano staccate le bretelle. E il nostro direttore d'orchestra perse totalmente il controllo. Sentì che non poteva, nel modo più assoluto, continuare a dirigere un intero concerto tenendosi con una mano i pantaloni e con l'altra dirigendo. E fu preso dal panico. Perché aveva bisogno per una volta nella vita dell'aiuto altrui, ma non era in grado di chiederlo, perché mai aveva chiesto aiuto a qualcuno, non sapeva proprio come si facesse a chiedere aiuto e disperatamente lo chiedeva con gli occhi. Fu a quel punto che il pianista, suonando, quel giovane ragazzino, si rese conto della situazione, si rese conto che poteva salvarlo. E fu così che l'orchestra iniziò a seguire il ritmo di quel pianista. Il direttore d'orchestra, quando si rese conto che stava avvenendo questo, pensò che il ragazzo lo stesse sabotando perché un egocentrico pensa sempre agli egocentrismi altrui. Non pensò che lo stesse aiutando. E invece era così. Lo stava salvando. Ma quanto è difficile capire e accettare che qualcuno sta facendo qualcosa per te. Quanto è difficile accettare che qualcuno possa darti una mano e sollevarti dalla tua ristretta individualità. Quella sera fu un grandissimo successo. In quella serata, in quell'orchestra, si ebbe la conferma del talento di Sir Thomas, ma anche il primo grande successo di un grandissimo pianista, Vladimir Horowitz. E fu così che fra un diesis e un bemolle, quello che accadde fu semplicemente che degli esseri umani suonarono insieme, fregandosene dei nomi scritti fuori di quelli grandi e quelli piccoli. E così come dovrebbe accadere sempre nella grande orchestra di cui tutti facciamo parte, ognuno suonò quello che doveva. Il contrabbasso, il violino, gli ottoni, le percussioni. Ognuno suonò quello che sapeva suonare. E quello che ne venne fuori fu semplicemente, grandemente, la musica. Che si supera ogni settimana e sembra impossibile grazie all'orchestra multietnica di Arezzo e l'accompagnato al maestro Enrico Pink. Questa, devi sapere che è un'orchestra dove ci sono, me li sono segnati, musicisti della Colombia, Bangladesh, Marocco, Giappone, Sierra Leone, Albania, Libano, Romania, Argentina. Maestro Finch, sicuramente mi sono dimenticato qualcuno, ci sono i richiedenti asilo, ci sono tanti che non sono potuti venire qui stasera. Grazie davvero per essere stati con noi, aver suonato con noi. Voglio ricordare che Occidente Express di Enrico Finch, per edizioni Materiali Sonori, è un disco che esce con l'orchestra multietnica di Arezzo martedì. Grazie davvero. Allora, e bravi, bravissimi. Matteo Richetti è ancora qui con noi, candidato alla segreteria del Partito Democratico, e di questo parliamo, dell'assenza di opposizione in questo momento percepita, diciamo, nel paese. Ciao, Alessandro Bonanno. De Angelis, vice direttore di Huffington Post. Ciao, Bonanno. Nessuno si salva da solo, si racconta Massini, no? Poi il contrario del principio del Partito Democratico, dove sembra che tutti si facciano la guerra l'uno con l'altro e tutti siano soli a combattere, diciamo, una battaglia che sembra impossibile. Lei si sente solo in questo momento, in questa sua corsa per la segreteria? Ma o no. Chi c'è dietro di lei? Io credo che i due aspetti con cui però lei ha aperto, cioè sia questo tema del non fa l'opposizione, quando abbiamo tentato di illustrare una contromanovra, quando abbiamo chiamato una piazza insieme a noi a reagire alle politiche di questo governo, sia questo tema della divisione, è chiaro, io mi auguro che abbiamo davanti a noi un congresso nell'imminenza, e prima di un congresso ci sono candidature, proposte diverse e anche differenziazioni. Io dietro di me
ho Dominique, Florinda, Federico, Francesca, Claudio, che sono le persone che stanno facendo il Partito Democratico sui territori. Matteo Richetti è quello che si candida. Dico, Matteo, quell'altro ce l'ha dietro? Dovete invitarlo e chiederglielo, perché io diciamo che non ho chiesto permesso a nessuno prima di mettermi in campo. Però mi auguro che ci siano in tanti, compreso Matteo. Ma le ha detto qualcosa sulla sua decisione di scendere in campo, come si dice? Diciamo un caloroso in bocca al lupo, che non era proprio un ci sono. Però insomma, con Renzi il rapporto qua l'abbiamo regalato tante volte. È burrascoso, quindi. Diciamo. No, è molto franco, diciamo, io ho sempre detto quello che pensavo, lui mi ha detto quello che pensava, questa è una scelta che faccio insieme a tanti che si mettono in gioco, costruiamo un progetto, lo presentiamo agli elettori del PD, più bella di farla così a viso aperto, senza aver bisogno di nessun burattinaio che ti muove, io non Alessandro De Angelis. Tutti veloci, che vi devo far vedere un pezzo molto divertente di Bertazzoni. No, la domanda fondamentale è una. Matteo Richetti è stato un protagonista anche della stagione renziana, ha avuto ruoli, l'ultimo anche come mi pare portavoce della segreteria. Cioè, se la sua proposta è, in relazione agli anni che abbiamo alle spalle, una sorta di renzismo dal volto umano, un po' meno arrogante, magari senza la questione di Banca Etruria, oppure la ricostruzione della sinistra. Cioè, se si pone in continuità con quello che è accaduto in questi anni o se propone una radicale discontinuità sul piano delle politiche e degli uomini. È la costruzione del nuovo centrosinistra italiano che si candida a essere anche una prospettiva europea, con una fortissima discontinuità sui volti del PD. Perché, come lei ben sa, io che ho sostenuto Matteo Renzi per un pezzo del percorso, l'ho pure interpretato sul piano della portavoce della segreteria, non ho mai fatto parte del suo governo, della prima fase della segreteria, ho contestato come il partito sui territori prendeva forma rispetto all'idea della rottamazione e della discontinuità. Per me un partito c'è che genera padre che c'è stata padrini. Poca rottamazione Ma perché ci sarebbe, se fosse proseguita la stagione Bersani, noi sui territori avremmo avuto volti, nomi e cognomi differenti da quelli che abbiamo oggi, senza elementi di giudizio né su Renzi né su Bersani. Io, quando vado in Campania, muovo e aggrego ragazzi che fanno gli amministratori, i segretari di circolo, i volontari, quelli che vanno a pulire le caditoie insieme agli operai del comune, impegnati nel municipio. Quello è il mio sugli partito. Uomini, però il punto sono le politiche. Cioè, la domanda è, in questi anni il PD ha avuto una sconfitta epocale, avete perso la metà dei voti rispetto alle scorse europee. Che cosa avete sbagliato in questi anni? Cioè, lei difende il Job Act, la buona scuola, una disastrosa riforma costituzionale, un gigantesco scollamento, sconnessione sentimentale che c'è stato con un pezzo del vostro popolo? Su ogni singolo punto le risponderei. Sulle politiche legate al mondo del lavoro non possiamo continuare a essere il partito che invoca il ripristino dell'articolo 18 e che spinge sull'ultraliberismo della flessibilità. Dobbiamo essere il partito della partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa. Sul tema del reddito di cittadinanza non possiamo rilanciare con il solo REI, ne abbiamo parlato prima. Quando hai dei ragazzi che vanno a fare il tirocinio perché non sono laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, vogliono diventare avvocati o commercialisti, e quel tirocinio di 18 mesi se lo pagano, nel senso che non prendono neanche un euro, e vogliamo dare soldi a chi sta sul divano, noi abbiamo un buco enorme su tutte le forme di stage, formazione, tirocinio, praticantato. Io sono il partito. Però c'è un punto che questa questione dei soldi sul divano, per quelli che stanno davanti al divano, è un po' una semplificazione, no? Magari succederà così perché non funzionerà il sistema, però per come lo propone il Movimento 5 Stelle tu non puoi stare sul divano ma devi andare a cercarti un lavoro. Questa misura del reddito e cittadinanza sotto varie forme non è una misura così strampalata, perché tanti governi europei utilizzano un sistema di welfare per i più poveri. Perché non ci avete pensato prima voi? In fondo voi avete messo sì un miliardo e mezzo per i poveri, che non è una cifra esattamente sufficiente per risolvere la povertà in Italia. Non vi siete sentiti scavalcati? Non è che siete stati scavalcati definitivamente a sinistra sulle politiche del lavoro dai 5 Stelle? Sono due strumenti diversi. Noi abbiamo fatto quella misura, forse troppo limitata, come dice lei, per l'estrema povertà, per l'indigenza vera e propria. E non abbiamo costruito uno strumento legato a chi cerca lavoro, in una prima fase non lo trova, ed è in condizioni economiche di difficoltà. Nel mio programma con cui mi candido alla segreteria del PD c'è uno strumento di protezione sociale europea. Io sono stanco di andare in Europa e discutere solo di banche e migranti. Voglio andare in Europa e, siccome voglio dargli un'anima, voglio proporre che per tutti i cittadini europei, con i soldi dell'Europa, ci sia uno strumento di protezione sociale che, mentre cerchi lavoro e, come dice Corrado, aspetti l'offerta di lavoro, ovviamente se la rifiuti con un decalage,
per tutti i cittadini europei, perché è ora di smetterla di fare la comunità che coopera con una diversità per le politiche di imprese, di lavoro, di famiglie, che sono crea disparità oggettive. Senta, preparati un'altra domanda, sì, Alessandro, partiamo. Voglio chiedere una cosa molto semplice. Lei in questo momento sta parlando a tanti ipotetici elettori del PD che vogliono convincersi a tornare a votare alle prossime elezioni. Per adesso, diciamo, ci sono tre concorrenti, chiamiamoli così, alla segreteria, Francesco Boccia, lei e Zingaretti. Nicola Zingaretti, anche Minniti, dopo un po'. Adesso ne parliamo di Minniti perché non ha sciolto ancora la riserva, cerchiamo di capire che succede, ma tra lei e Nicola Zingaretti, se lei dovesse parlare ora all'elettore del Partito Democratico, qual è la principale differenza? Andrò ad ascoltare Nicola Zingaretti in prima fila domenica, perché secondo me in un partito quando ci si sfida ci si ascolta anche, ci si misura sulle proposte ma ci si rispetta anche. Conoscerò nel dettaglio le sue proposte. Io immagino un partito che sia fortemente innovativo rispetto alle politiche fatte fino ad oggi. Immagino anche un partito corrado senza sconti. Ho sentito Nicola Zingaretti che dice in Campania si riparte da De Luca. Per me in Campania De Luca ce lo si lascia alle spalle, punto. Quindi la differenza di De Luca, innanzitutto una differenza è la classe dirigente. Non è De Luca, è come un partito seleziona la sua classe dirigente, come un partito parla ad un paese, perché non possiamo dire ad un paese è più importante conoscere qualcosa che conoscere qualcuno e poi stranamente mandare in Parlamento tutti i figli di. Perché siamo i primi che disattendiamo la speranza che creiamo, siamo i primi che diciamo che non è importante essere bravi e competenti ma essere nella filiera giusta. Se vinco io, non so cosa succede se vince Nicola, se vinco io i congressi non si fanno con la tessera, si fa il tesseramento, ci si iscrive per decidere insieme la linea politica, ma fine della storia per cui nei paesi vengono mortificati i ragazzi che vogliono partecipare perché arriva uno, gli compra 100 tessere e gli fa la politica in faccia e si decide il candidato sindaco, si decide il segretario del circolo. Se vinco io questo partito, con la tessera si partecipa, non si decidono la governance a nessun livello del partito. Ma De Luca l'avete contestato, con lei l'ha contestato così duramente anche ai tempi del renzismo più forte e imperante, diciamo così? Io De Luca si è fatto le sue primarie, è legittimamente il Presidente della Regione e non lo giudico come Presidente della Regione, starà facendo benissimo come governatore. Io dico, ma possibile che i più bravi che c'erano in giro per l'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, erano tutti figli d'arte? Cioè, questo partito non riesce a sprigionare energie e talento? Li ho fatti i nomi prima. Vengo adesso da Melito, di Napoli, dove la segretaria del circolo è Dominique Pellecchia, un'insegnante di 29 anni, brava, capace, giovane, donna, e sta là a fare la segretaria del circolo. Io sono per portare questa classe dirigente a Roma. Domanda veloce e poi Bertazzoni. Io insisto sul punto che il problema non è solo il partito, il problema che riguarda Richetti, ma riguarda un po' tutto il PD, è che non è stata fatta un'analisi severa, impietosa, di quello che è successo in questi anni. Mi colpisce un dato, tu te lo ricordi, quando arrivò Berlusconi, no? Che successe? Che ci fu una reazione del popolo della sinistra, ci fu la famosa manifestazione il 25 aprile a Milano perché veniva percepito come pericolo. Sono arrivati questi, che tutti i giorni vengono chiamati populisti, vengono evocati come un pericolo. Che cosa è successo? Dopo che Salvini ferma le barche, minaccia i Rom, attacca le ONG, è successo un'ira di Dio. È successo che nelle amministrative, nelle zone rosse, nei quartieri dove era forte il PC e la sinistra, hanno votato Salvini. Cioè non c'è stata la reazione e non è stato percepito come pericolo. Se voi non rispondete a questa domanda del perché un pezzo di popolo vede in loro il cambiamento, in loro una protezione sociale, cioè non andrete da nessuna parte. Ma De Angelis, continuerà a vedere in te il sistema inadeguato ai loro problemi se tu non innovi le politiche e le persone. E se tu, mentre loro fanno la malora perché hanno fatto una roba sul ponte di Genova, che il nostro fare opposizione, e mi dispiace di aver dato ragione a Formigli, è storpiare Toninelli in Toninulla. Raffaele Cantone dice e scrive, il commissario può disapplicare il codice appalti, il codice ambientale, le norme sui rifiuti, le norme sul lavoro e anche le norme antimafia. Cioè il governo onestà dà ad una persona i poteri di andare in deroga anche al codice antimafia. Ma cosa aspettiamo a dirlo? Ma cosa aspettiamo a dire che noi siamo quelli della legalità, della trasparenza e delle gare? Eppure stiamo lì a fare Toninulla. Allora il mio PD è quello che elabora una proposta alternativa e non fa uno sconto al ministro degli interni. Però non fa neanche uno sconto alla società Autostrade quando gli date le concessioni, possibilmente. Ma il problema, Corrado, nessuno...
Eravate al governo quando l'avete fatto, ma mi scusi. Nessuno ha fatto lo sconto. Il problema vero è che l'ho chiamato sconto, ma insomma era un bel contrattone. Autostradali erano puntualissimi nell'adeguamento tarifario, meno puntuali nei lavori di contratto Matteo, di servizio. Ma un'altra partita. C'è un problema a monte, che dovete recuperare la credibilità e la serietà. Se il vostro ex segretario, la sua risposta a quello che è successo è andare a fare un programma su Rete 4 pagato da Silvio Berlusconi, mentre l'altro principale protagonista del principale governo si fa fotografare da Oliviero Toscani, lei può dire tutte le cose giuste. Parlando di Maria Elena Bossi. Ma prima mi dici che il problema non sono solo il cambio delle persone. Il problema è l'ex segretario, davanti al prossimo, va bene? Perché se il problema è cambiarlo, ci mettiamo in gioco. Ma siccome mi solleciti sulle politiche, io ti ho appena detto che su lavoro, Europa. Lei lo farebbe un programma su Rete 4 con i soldi di Berlusconi? Non vedi che per esempio questa sia un fatto... C'è un problema. Scusi Righetti, c'è un problema che riguarda, sa cosa riguarda a proposito di... riguarda l'etica della politica. Noi non stiamo parlando... E allora, per esempio... Vabbè, sentiamo cosa risponde, dai, esempio, abbiamo capito, no, Alessandro. Perché stiamo parlando di un leader, Renzi, che è ancora in campo, che va a prendere quattrini sull'emittente di un altro leader che è ancora infatti, in campo. Non lo sappiamo ancora se succede, ha già fatto il contratto, mi pare non che lo sappiamo. Mi pare magari che sia evidente, è uscito sulle cose. Cioè, questo è un problema etico e un gruppo dirigente serio Righetti, gli dovrebbe dire, caro Renzi, così squalifichi tutta la comunità del PD, perché è un comportamento non serio. No? Un gruppo dirigente serio fa due cose. La prima ha dei comportamenti personali per cui... Io finché faccio politica, quando cambio mestiere e non mi troverà mai su questo. La seconda è talmente legato all'etica della politica e della parola che io ho pagato caro il dire sempre quello che pensavo. Quindi da questo punto di vista, se mi sta facendo l'analisi del sangue circa quel rispondere a quei criteri, mi sa che possiamo fare il prelievo e dare l'esito immediatamente. Perché a un certo punto viene anche la stagione in cui c'è un dato di responsabilità personale. Io ci sto a fare il gruppo dirigente largo e allargato come va di moda dire nel PD, ma adesso è un altro tempo, quello in cui si riparte, si ricostruisce e si prova anche a dare quel segnale di ricostruzione di unità a cui faceva riferimento lei. Allora, fermati un attimo. Intanto Orfini ha detto che Minniti, che è stato lanciato come candidato da 13 sindaci influenti del Partito Democratico, non va bene perché ha fatto politiche troppo di destra. Tra poco chiediamo a Righetti che cosa ne pensa, però in tutto questo c'è questo grande Parlamento raccontato in una maniera tragicomica da Luca Bertazzoni. È lunedì 1 ottobre, ore 12, e questa è la situazione fuori Montecitorio. Deserto totale. Ma questo non perché i parlamentari siano dentro. Infatti la prima seduta è fissata, con calma, alle ore 15. All'ordine del giorno oggi c'è una discussione della mozione Lollobrigida e altri sulle iniziative per la celebrazione del 100° anniversario della vittoria della prima guerra mondiale. Dichiaro aperta la discussione. Nei primi 4 giorni di novembre c'era un po' tutto il nostro essere italiani, perché... Il 1° novembre festeggiavamo i santi, il 2 venivamo condotti nei cimiteri, quindi il senso d'appartenenza, la famiglia, per poi arrivare al 4 a sventolare il tricolore. Ecco, tutto questo oggi non c'è più, non solo perché sono state abolite queste festività, in realtà sono state completamente sostituite da Halloween. È impressionante perché su 630 deputati oggi in aula non arrivano a 20. Ne contiamo 2 del PD, 4 dei 5 Stelle e il resto sono di Fratelli d'Italia e Lega. Questo anniversario fondamentale per la nostra storia sta di fatto passando sotto silenzio. Manca una visione complessiva. Neanche quando dobbiamo celebrare una vittoria riusciamo a farlo come si deve. È martedì, sono le 12 e i deputati iniziano ad arrivare con i trolley. Buongiorno, ben arrivata a Roma. Vogliamo capire oggi di cosa si parla in aula? La vedo faticata. Sì, oggi è una giornata molto complessa. È ritardo, lo so, è martedì, è l'1. No, devo riunione, è partito. Ah, che partito? Ah, siamo qua da ieri. Ah, siamo qua da ieri. Perché c'è trolley? Perché cambia ogni giorno posto per dormire. Sono passati 89 giorni per avere il governo Conte, dopodiché sono passati altri 20 giorni per avere le commissioni parlamentari, solo che sono arrivate le ferie, 35 giorni di ferie. A settembre i lavori riprendono, ma scopriamo che ormai in un sistema politico dove tutto passa per il
governo, il Parlamento non ha nulla da fare. Quindi abbiamo avuto buona parte del mese di settembre in cui il Parlamento ha ingannato un po' l'attesa. Ho scelto di entrare in politica per provare a rendere migliore questo paese, invece la capacità di incidere sulla realtà è veramente modesta. Stai lì a spingere un bottone per ratificare quello che decide il governo. Sono rari i casi in cui hai la sensazione di servire davvero le persone che ti hanno eletto. Il Parlamento non ha votato nessuna legge che abbia un qualche interesse. D'altra parte sarebbe più opportuno votare per ridurre le leggi che per aumentarle. Mi sembra più che altro, come pensavo anche in passato, un'esperienza inutile che fa pensare che ridurre i parlamentari, anche se controproducente per quelli che ci sono dentro, sì, è una cosa logica. Cioè, la prima Repubblica aveva questi statisti, vedevi da lontano Andreotti, Craxi. Il potere è più forte se non lo puoi toccare. Quando ti vengono in mezzo, con questo eccesso di populismo, e li puoi toccare, perdono la dimensione carismatica. Quindi rimpiange la prima Repubblica? Beh, aveva una sua, era un ordine, insomma, sì, aveva una sua. Questa qui sono dei gattini ciechi, sono dei gattini ciechi. Io sono contento del fatto che si riescano a tagliare oltre 300 parlamentari, perché il 100% dei cittadini italiani vuole meno parlamentari in Parlamento. Credo che nessuno sia in disaccordo con questa scelta. Volevo chiedere a Di Maio se il senso di questo disegno di legge è un po' quello di seguire le parole di Casaleggio, che aveva detto che in futuro probabilmente il Parlamento sarà inutile. E se si sente anche, non mi sentite in qualche modo di aver realizzato il sogno di Berlusconi, che diceva sostanzialmente la stessa cosa, aggiungendo che il Parlamento è inutile e anche dannoso? Per me troppi parlamentari sono inutili, il Parlamento non è inutile. Anzi, con questo taglio dei parlamentari, il mantenimento del bicameralismo perfetto resta un cardine fondamentale. La marginalità del Parlamento è tale per cui si è portati a considerarlo poco più di uno spreco. In quest'ottica si dice, se spreco deve essere, che almeno proviamo a ridurlo. Allora, questo è sbagliatissimo. Quello è il luogo dove i cittadini vengono a essere rappresentati, è il luogo della discussione politica per eccellenza. Pensare che sia un impiccio che vada limitato o di cui addirittura disfarsi ci può portare a una degenerazione verso regimi più autoritari. Curioso question time, dove ci sono più presenti in aula parlamentari di maggioranza che parlamentari di opposizione, però così va il mondo. Anche i banchi della maggioranza che sono di fronte a lei sono vuoti, ci sono delle commissioni in corso. La prego di non fare polemica, grazie, e risponda nel merito, grazie. E io la prego di lasciarmi parlare, signor Presidente. Lei è libero, grazie, di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Ministro, lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento. Le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei. Dovresti partecipare a una delle sedute di commissione. Ore e ore di discussioni sterili che non portano mai a un disegno di legge. È come se fossimo tutti spettatori passivi di una recita. Questi sono i suoi uffici, no? Ora li scopriamo. Li scopriamo, andiamo a scoprire gli uffici di Sgarbi. Senatore. 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 Senzi, l'ex portavoce di Renzi. Ah, importante. Pensa che io non ho mai visto il mio ufficio. Sì, vado a vederlo con loro per la prima volta. Tu l'hai visto? No, io ho visto il mio. Ma com'è, angusto il tuo? Piccolino. Angustino. Però si sta bene. Vabbè, devo vedere. Cioè, io ho un ufficio già di merda, perché immagino che sia di merda. E non l'ha manco visto. C'era anche il mio. Sì. E mi avevo messo in condominio con una, che non so chi sia, però sarà una bella figa. Andiamo a vedere che cos'è. Vediamo com'è questo quadro. E non è male, questo tipo i rolli. Ah, vedi, i rolli, anche buono. È un tunnel che viene da dove? Dalla camera? Sì, che questo lo sappiamo chi sia. Mandelli, del suo gruppo. Questo qui è Baratto, ha un tutto nuovo. Cappellacci. Ma soprattutto c'è nessuno. C'è nessuno, hai visto? Cioè, se proprio uno non ha niente da fare, viene. Ah, vedi. Vabbè, dai. Ah, vabbè, vedi, la veduta è bella. La ragazza è molto carina, anche perché guarda solo si malinconisce. E questo sarebbe l'ufficio del parlamentare più illustre del Parlamento. È cambiato il modo di fare politica. Loro sono abituati ai tweet e alle dirette Facebook. A noi rimane solo un grande senso di colpa nei confronti di chi ci ha votato. È triste da dire, ma mi rendo conto che a volte fingiamo anche con noi stessi che quello che facciamo abbia davvero senso. Così non ci sentiamo in colpa a prendere lo stipendio a fine mese. Dopo 4 giorni di discussione, la mozione sui festeggiamenti del 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale è stata approvata. È giovedì, la settimana è finita, tutti a casa. Grande malinconia vedere il Parlamento così. Lei vorrebbe dimezzarli i parlamentari? La riduzione del numero dei parlamentari è un provvedimento giusto, sì.
Senta, evochiamo un attimo, abbiamo evocato prima Marco Minniti, no? Che significa intanto in un tweet la candidatura di Marco Minniti, Alessandro? Beh, una candidatura forte che in questo clima che c'è nel paese parla molto su alcuni temi all'opinione pubblica, sui temi della sicurezza, dell'immigrazione. Mi pare di capire che è una candidatura che però non tiene assieme tutto il mondo renziano, perché Orfini, il presidente del PD, ha dichiarato, cioè ha intenzione di presentare una sua candidatura. Credo, questo ce lo può dire Richetti, che alcune personalità come Graziano Del Rio, cattoliche più di sinistra, che aveva già avuto delle frizioni sulle questioni dell'immigrazione, e quei mondi appunto cattolico-democratici non siano nelle condizioni di poterlo sostenere, e Renzi cercava uno sfidante per Zingaretti. Però questo quindi diciamo è tutto un po' da giocare, no? Ma Minniti, diciamo, coincide molto con le politiche sull'immigrazione. L'immagine di Minniti di questi ultimi mesi, questo ultimo anno, è l'uomo forte sul tema degli sbarchi e anche sulla questione delle ONG. Lei sulla linea Minniti che ha tenuto sull'immigrazione è d'accordo, o se fosse lei, diciamo, il leader del Partito Democratico, avrebbe un polso e una linea diversa? Se fossi io il leader del Partito Democratico, e quando lo sarò, il Partito Democratico si porrà molto di più il problema di cosa succede oltre i confini nazionali, perché la riduzione del numero degli sbarchi è un obiettivo condivisibile e che Marco Minniti ha raggiunto. Ciò che sta accadendo in Libia è inaccettabile e la storia lo ricorderà in maniera poco dissimile da quello che è accaduto nei campi di concentramento negli anni bui della nostra storia. Perché ciò che sta accadendo in Libia e il fatto che accada lontano dalle nostre coste non giustifica e non lava le coscienze di nessuno. Il PD, che immagino io, rilancia moltissimo sul tema dell'integrazione. Lei sta dicendo una cosa, io scusi se magari forzerò il suo pensiero, ma lei sta dicendo che una parte del Partito Democratico si è un po' lavata la coscienza sulla questione dei migranti dall'altra parte del Mediterraneo, che ha chiuso gli occhi sui lager in Libia. Una parte dell'Occidente, del nostro paese e purtroppo anche della nostra popolazione si è compiaciuta del fatto che non si vedevano più, non arrivavano più, non erano nei fondali del nostro mare davanti alle nostre coste, quando tutti sappiamo benissimo, ma non da oggi, da Gheddafi presente, cosa accadeva, perché i vostri servizi lo raccontavano nel deserto libico, e cosa sta accadendo ancora oggi, perché quando le donne arrivano rispetto alle Minniti, mi pare di quando le donne arrivano, quando le donne arrivano sulle navi, raccontano quello che hanno subito, raccontano quello che hanno vissuto, e la sinistra, che immagino io, non ignora tutto questo. Allora chiudo con una battuta. Alessandro, ti chiedo la tua votazione. Io la metto giù in maniera volgare, sicuramente non sarà d'accordo Richetti con me. Tre candidati in questo momento, poi di Boccia ne parleremo quando verrà anche qui ospite. Diciamo, se io prendo Zingaretti, Richetti e Minniti, Zingaretti è l'ala sinistra, Minniti è l'ala destra e Richetti quello che sta al centro? Condivido, lo sai, la semplificazione. È giusta questa analisi, sì. Questa semplificazione? Lei la condivide o siamo soliti giornalisti superficiali? No, senza dire chi. Uno è il passato, l'altro è il presente e uno è il futuro. Una cosa, ma forse, senza dire chi. Forse abbiamo però un sospetto. Ha usato una parola una domanda al volo. Ha usato all'inizio una parola importante e anche molto bella, che è centro-sinistra. Ormai va molto di moda dire dobbiamo fare in Europa un fronte che vada da Macron a Tsipras. Tradotto in italiano, lei farebbe anche in Italia un fronte largo che vada da Bersani ai moderati? Farei un fronte, è sciocco dire oggi sto anche col con quelli PS, che se ne sono andati, Macron. Voglio dire. Cioè assolutamente lei... sì, devo dire più con il mondo, l'elettorato, la marcia della pace Perugia-Assisi, piuttosto che con il ceto politico, ma certamente noi oggi abbiamo bisogno di unità. Grazie a Matteo Richetti, in bocca al lupo per la sua corsa alla segreteria. Grazie. Alessandro De Angelis, fra poco vi raccontiamo, rimanete perché adesso entriamo nella parte pazzesca delle nostre inchieste, dei nostri reportage, ve l'ho raccontato all'inizio, ve l'ho promesso. Dovete seguire i nostri reportage. Intanto, subito dopo la pubblicità, vi raccontiamo come, anziché rimpatriare immigrati clandestini, negli ultimi mesi abbiamo subito il rimpatrio di immigrati da parte della Germania. Ci vediamo tra pochissimo.
Da mesi aerei di linea e alcuni charter partono dalla Germania alla volta dell'Italia, carichi di migranti. La Germania non li vuole più e secondo il Trattato di Dublino devono essere rimandati nel paese di primo approdo, cioè l'Italia. Incontro molto positivo tra Italia e Germania, obiettivo comune. Meno sbarchi, meno morti, meno immigrati, sia in Italia che in Germania. Era l'11 luglio e a Innsbruck Matteo Salvini aveva appena incontrato il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer, un falco sul tema dei migranti e richiedenti asilo. Comincia un percorso di amicizia, di soluzione dei problemi. Gli obiettivi sono comuni. Di quale percorso di amicizia parlava allora Matteo Salvini? Quali richieste gli aveva fatto la Germania e che cosa l'Italia aveva chiesto in cambio ai tedeschi? Per capirlo, forse, basta guardare quello che sta succedendo. Da mesi aerei di linea e alcuni charter partono dalla Germania alla volta dell'Italia, carichi di migranti. La Germania non li vuole più e secondo il Trattato di Dublino devono essere rimandati nel paese di primo approdo, cioè l'Italia. Guarda lui. Lui questa notte è a rischio. Deve solo sperare in Dio. Mi hanno mandato questa lettera il mese scorso. Ecco la lettera che l'Ufficio federale tedesco per l'immigrazione ha mandato a migliaia di migranti in Germania. C'è scritta la data dell'espulsione verso l'Italia, l'orario in cui verrà eseguita dalle 3 alle 7 di mattina, insieme all'obbligo di farsi trovare in stanza con la valigia pronta, pena la galera fino al giorno dell'espulsione. Cosa dovrei fare ora dopo un anno che sono in Germania? Tornare indietro, ricominciare da zero? Io sono sieropositivo, da voi non ci sono centri di accoglienza decenti. Questo è il mio peggior incubo, tornare in Italia e finire a morire per strada come un cane. Allo, wie geht's? Geht's gut? Soleiman, ciao. Vedi quest'uomo? È uno dei pochi che ci ha dato una mano quando siamo arrivati qui. Guarda questi video, li hanno girati quest'estate di nascosto alcuni migranti e sono l'unica testimonianza delle espulsioni verso l'Italia. La polizia arriva nel cuore della notte, cerca i migranti, li mette nei furgoni, li porta in aeroporto e da lì in Italia. Appena la notizia delle espulsioni verso l'Italia, anche con voli charter, è diventata pubblica, Salvini è corso su Facebook e ha scritto: «Se qualcuno pensa a Berlino o Bruxelles di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti». L'hashtag, poi, non lascia dubbi. Ovviamente ora negano tutti, ma il paradosso sai qual è? Che verso l'Italia ci sono più espulsioni programmate ora con Salvini che col precedente governo. Secondo il Ministero dell'Interno tedesco, la Germania intende espellere in Italia 10.748 migranti. Le riammissioni eseguite nei primi 9 mesi del 2018 sono state 2.281, già ora più dell'intero 2017, quando furono 2.100 in tutto l'anno. Da maggio a settembre, poi, sono stati almeno 4 i charter atterrati a Fiumicino da Monaco, Lipsia, Francoforte e Düsseldorf. Non è possibile mandare 50 migranti in aereo dalla Germania all'Italia senza che qualcuno in Italia ne sia stato informato. La procedura delle espulsioni programmate prevede che il paese di partenza avvisi il paese di arrivo. Quello che ha appena detto, lei lo può affermare con sicurezza? Certo, mi occupo di diritti dei migranti e richiedenti asilo da anni, so come funziona la procedura e quindi vi posso dire che le autorità italiane vengono sempre informate quando arriva un migrante. Per ogni migrante che ritorna dalla Germania in Italia in base agli accordi di Dublino, viene compilato un modulo apposito, prima in tedesco e poi in italiano. È tutto registrato. Eccolo il modulo, lo dice anche il titolo, scambio di dati prima di un trasferimento. C'è lo stato di provenienza, in questo caso la Germania, e c'è lo stato che accetta il trasferimento, in questo caso l'Italia. Ci sono i dati anagrafici del migrante, la cittadinanza, come verrà effettuato il transfer e con che mezzo, in questo caso un volo di linea Lufthansa da Monaco. C'è poi la città finale di destinazione, Catania, e sotto, in calce, la ricevuta elettronica che conferma la ricezione da parte del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno italiano.
Avete un ministro dell'interno, Salvini, che continua a dire che chiuderà gli aeroporti e non prenderà indietro alcun migrante, mentre invece i migranti continuano ad arrivare lo stesso, perfino coi charter, anche se lui lo nega e si è guardato bene dal dirlo agli italiani. Look at the police, look at. Mona no green. Ok, look at them, a pregnant woman. Pensate a cosa succede con le donne e con i bambini quando arriva la polizia per eseguire le espulsioni verso l'Italia. Io lavoravo qui dentro, a Deggendorf, insegnavo tedesco. Poi un bel giorno il direttore della struttura è venuto da me e mi ha detto: non vai bene, sei troppo gentile coi migranti. E dopo pochi giorni sono stata licenziata. In Baviera domenica si vota e tutta la campagna elettorale l'hanno fatta sulla pelle dei migranti. La sigla CSU, il partito che ci governa da 60 anni, significa Unione dei Cristiano Sociali. Ecco, io dico che hanno perso la C di cristiani, perché quello che fanno ai migranti non ha nulla di cristiano, nulla. Sta entrando il governatore della Baviera, Markus Söder, il leader della CSU. Il partito del ministro degli interni tedesco Seehofer, un falco sulle politiche che riguardano i migranti. Presidente, c'è una grossa polemica in Italia su questi voli charter per le espulsioni programmate di migranti dalla Germania. Un'altra totale fake news. Mi meraviglio che in Italia ci sia interesse per una notizia falsa. Le risulta che in estate ci siano stati voli charter dalla Germania verso l'Italia? Ma ogni giorno ci sono voli charter per l'Italia. Voli charter turistici, perché l'Italia è un paese meraviglioso, un paese che io stesso amo. Governatore, lei è davvero molto simpatico, ma sa benissimo a cosa mi riferivo. Voli di linea o charter che rimandano indietro in Italia migranti dalla Germania. Glielo ripeto ancora una volta, visto che non ha capito. È una notizia falsa. Lo dico a voi, telespettatori italiani, non c'è alcun problema con i migranti. Ma abbiamo visto che 4 charter sono arrivati in Italia quest'estate. Allora dobbiamo pensare che sia falso? Senta, mi lasci in pace, le ho già risposto. Allora, questo era il nostro Alessio Lasta. Saluto gli ospiti per discutere di questa questione, per me anche molto sorprendente. Gianmichele Sin. Buonasera. Ciao, giornalista, firma del giornale, autore di Guerra, guerra, guerra con Fausto Biloslavo, 30 anni di conflitti, vita e morte nelle parole e nelle emozioni di due reporter, con Mondadori. Saluto Giovanni Donzelli. Buonasera. Parlamentare di Fratelli d'Italia. Saluto il professor Stefano Allievi, che è un sociologo dell'Università di Padova. C'è scritto un libretto piccolo per la terza, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione e una da fare che, confesso, ho letto a mia figlia che ha 8 anni, che è rimasta a bocca aperta, perché è un libro semplice che si può leggere, dico, dai 7, secondo me, ai 90 anni, e ci sono tutte anche le informazioni oltre, che servono per farsi un'idea. Poi naturalmente uno può dare soluzioni diverse, lui ne dà una, tra poco ne parleremo, però è utile. E poi Valentina Petrini. Ciao Valentina. Ciao. Bentornata qui da noi. Vorrei cominciare con Gianna, Michele Sine e con Valentina, perché io trovo abbastanza impressionante questo reportage di Lasta, perché insomma il governo si è insediato promettendo il rimpatrio di 500.000 irregolari. Questi rimpatri in realtà al momento non sono decollati, appunto nel vero senso del termine. In compenso scopriamo che ce ne sono da parte della Germania nei nostri confronti, e quindi arrivano, è la Germania che rimpatria a noi, manda a noi gli immigrati. Questa cosa ne eravate a conoscenza, e che cosa significa? Beh, non è una grande scoperta, l'avete detto voi stessi nel servizio, l'anno scorso ne sono arrivati 2100 col governo Gentiloni, è previsto dal trattato di Dublino, è una delle clausole del trattato di Dublino. Non a caso il governo Renzi, nella prima fase del governo Renzi, cosa faceva? Non registrava, non identificava gli immigrati, perché con questo trucchetto poteva farli passare oltre il confine e non farli ritornare. Da quando nel 2015 l'Unione Europea ha incominciato a imporre la registrazione dei migranti negli hotspot, e chiaramente il giochetto è finito. E a questo punto quelli che passano il confine, che riescono a passare il confine, vengono identificati, le autorità tedesche ne hanno registrati 40.000 l'anno scorso, nel 2017, migranti secondari, come vengono chiamati, o dublinanti, come vengono chiamati, e su quelli
è in atto appunto la procedura di rispedizione in Italia, nel primo paese di allora accoglienza. Allora perché Salvini dice chiuderemo gli aeroporti, i charter non possono scendere qui, con i migranti sono... se i charter sono arrivati? Questi sono quattro, io non ho le prove che siano arrivati, io so sicuramente che sono arrivati con le procedure legali che comunque, charter, vengono applicate. Comunque charter cambia poco. No, sono arrivati 2700, arrivano, non sappiamo se siano arrivati... Arrivano i voli di linea, perché la procedura di charter, come voi sapete, è molto complessa. Anche noi, quando dobbiamo rimandare via i migranti con i paesi con cui abbiamo degli accordi, come con la Tunisia, mandare un charter è molto più difficile, è molto più semplice metterne due o tre alla volta. Questa è la grande difficoltà del rimpatrio dei migranti, a cui accennavi tu, a parte il fatto di non avere accordi, ma... fare dei charter per la Tunisia, ad esempio, è molto complesso. Possiamo farne al massimo 4 al mese. Posso chiederti se le operazioni di rimpatrio, cioè questo era un punto forte del programma di Salvini, no? Certo. Stanno andando a rilento. Questo è una promessa mancata del governo? Sono difficoltà che vanno oltre le aspettative? O Salvini aveva promesso qualcosa che sapeva già che non avrebbe potuto mantenere? Ma secondo me è una cosa molto, molto complessa da mantenere, anche perché questi accordi non dovrebbero essere fatti dai governi, dovrebbero essere fatti dall'Unione Europea. Questa è una delle grandi mancanze dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha fatto un accordo di rimpatrio con pochissimi paesi. Abbiamo accordi di rimpatrio, noi, fatti dall'Italia, con la Nigeria, con l'Egitto, con altri due paesi, ma tutti gli altri paesi che dovrebbero essere fatti, tutti gli altri accordi di rimpatrio che dovrebbero essere fatti, perché dall'Unione Europea? Perché l'Unione Europea ha una leva economica molto certo, più ampia. Con questi paesi, quindi... E quindi potrebbe ottenere molto di Valentina, più. Valentina, cosa ti colpisce di questo servizio? Allora, intanto questo servizio, secondo me, ci dice che c'è un accordo tra il partito del ministro, del ministro dell'interno tedesco e il nostro governo, perché... Cioè, CSU, CSU sì. Come si dice, cioè il partito dei sociali, dei cristiani sociali, bavaresi, insomma, che tra l'altro vanno a votare adesso nella Baviera, si vota domenica, che ha un falco come ministro all'interno del governo Merkel, che è questo Seehofer. Ci lascia il dubbio queste dichiarazioni, ma anche la difesa del governatore della Baviera che parla di fake news quando siamo in presenza di un regolamento dell'applicazione di una legge che c'è sempre stata, mi lascia questo dubbio, quindi sarebbe interessante capire su che punti e su che cosa. Cioè, in verità una modalità di accordo c'era, perché Salvini ha sempre detto potremmo fare questo accordo se per ogni migrante che i tedeschi ci rimandano indietro noi ne possiamo consegnare uno all'Unione Europea. Sì, questa cioè, è la bozza di accordo che c'è. Sì, certo, però vorrei specificare soltanto due cose. Primo, stiamo mettendo insieme, la politica mette insieme argomenti differenti. Le persone che la Germania ci chiede di rimandarci indietro non sono persone da espellere, infatti tecnicamente si chiamano trasferimenti, sono richiedenti asilo, certo, che in base al Trattato di Dublino devono presentare la loro domanda d'asilo nel primo paese in cui hanno messo piede e anche restarci. Invece che cosa succede? Che nel 2016, dopo che l'Italia, come hai ricordato tu, nel 2015 non ha preso le impronte digitali a nessuno e ci sono migliaia di richiedenti asilo che noi abbiamo scaricato sui paesi europei, nel 2016 sono arrivate e sono state accolte all'Italia 64.844.000 domande di trasferimento da tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè parliamo di insomma un numero impressionante. Tutte persone che dovrebbero ritornare qui. Queste procedure sono tutte state accolte, quindi vuol dire... Che arriveranno in Italia. Che dovrebbero arrivare in Italia. Di queste 64.000 ad oggi ne sono arrivati 4.000. Perché, Corrado? Perché il regolamento di Dublino è sempre stato utilizzato da sempre, da tutti i governi, ad intermittenza, a seconda della pressione politica che si voleva fare. È un regolamento che per tutti è farraginoso e costoso, perché comunque prendere delle persone che non possono essere portate via con la forza, che devono dare il loro consenso al trasferimento, perché lo ricordiamo, non sono da espellere, ma sono aspiranti richiedenti asilo, ha un costo enorme. Quindi questa procedura, che in realtà doveva essere cambiata, non è stata cambiata, anche perché questo governo, che oltre alle espulsioni aveva promesso che avrebbe assolutamente riformato Dublino, in realtà su questo si è spaccato, perché il Movimento 5 Stelle ha una linea, la Lega ha un'altra linea, guarda Visegrad, in realtà l'Europa è ferma, non c'è stata questa riforma tanto attesa che avrebbe garantito la distribuzione di cui avevamo bisogno, e noi abbiamo tutto sulle nostre spalle. Non c'è una linea chiara in realtà, perché c'è chi è per ridistribuire, c'è chi invece vuole controllare le frontiere, non fare entrare più nessuno e non ragionare più in termini neanche di ridistribuzione. È vero. Resta, professor Allievi, però un tema, che quello che abbiamo capito sono due cose. Vabbè, intanto
che in Europa nessuno è davvero alleato di nessuno quando si parla di immigrati, perché l'amico Seehofer con cui ci si fa il selfie, ci si abbraccia, poi te lo mette in quel posto se c'è bisogno di rimandarti indietro gli immigrati, e questo vale con Orban, con Seehofer. Le elezioni di domenica rischia di precipitare dal 48 al 32%. Esatto, e quindi diciamo, altro che amici e patti sui migranti, ognuno si fa gli affari suoi in Europa. La seconda questione, di questo poi parleremo subito dopo il break, è che a mio parere, ed è una questione che vi pongo adesso che vedremo un reportage secondo me straziante davvero, è: ma vale la pena di discutere tanto di rimpatri, professore, che sono difficilissimi da fare, o non ci dobbiamo porre il problema sì di controllare le frontiere per il futuro, ma di iniziare a parlare di integrazione di quelli che sono già qui, perché forse è una soluzione più pratica e più perseguibile rispetto a quella di mandarne 500.000 via? Ne parliamo tra pochissimo. Tu sei straniera, allora tu non puoi mangiare a scuola? Che diritto questo? Perché abbiamo fatto loro i diritti umani? E io sono pronta, anche non magari non pago l'affitto, dormo nella mia macchina e lascio mia bambina mangiare con i suoi amici. Allora, vi faccio una domanda. Esiste l'apartheid in Italia? Tutti voi probabilmente risponderete no, non esiste. L'apartheid è una cosa che abbiamo conosciuto in Sudafrica, quando prima di Mandela. Ecco, però se andiamo a Lodi a scoprire la situazione che ci sta per raccontare Michela Farrocco, forse ci potrà venire qualche dubbio che l'apartheid esista anche in Italia. Michela Farrocco. Per cosa protestano queste mamme di Lodi? Protestano per quello che ha deciso il loro sindaco. Se io voglio portare mio figlio con un pulmino, ma non me lo posso permettere di pagare la tariffa massima perché non ho i documenti in regola per poter accedere a delle scontistiche, lo porto in bicicletta, lo porto a piedi, lo porto con l'auto. Se non gli posso pagare la mensa, faccio altre scelte, porto il mio bambino a casa, i miei bambini a casa a mangiare con la famiglia. A Lodi per i genitori extracomunitari c'è una novità. Fino all'anno scorso tutte le famiglie italiane e straniere, per avere diritto a tariffe agevolate per mense e scuolabus, dovevano presentare solo un ISEE, cioè il documento che attesta la situazione economica del nucleo familiare, non superiore agli 8.000 euro. Da quest'anno invece per gli extracomunitari serve un certificato in più. Il sindaco ha chiesto a tutti i bambini stranieri che devono portare un certificato dal loro paese di origine che dice che i loro genitori non hanno né bene immobile né un mobile nel loro paese. Io per esempio quest'anno sono andata 2 volte in Tunisia e non ho riuscito a recuperare questo certificato. Ho viaggiato 2 volte, ho fatto 2 viaggi io. A solo giugno... per chiedere questa sì, cosa? Sì, certo. Perché... Due volte sei andata in Tunisia? A giugno e a settembre e non ho riuscito a farlo fino adesso. Allora devo pagare 5 euro, mio marito non lavora, abbiamo l'ISEE quasi zero. Tu sei straniera, allora tu non puoi mangiare a scuola. Che diritto questo? Perché abbiamo fatto loro i diritti umani? E io sono pronta, anche non magari non pago l'affitto, dormo nella mia macchina e lascio mia bambina mangiare con i suoi amici. La mamma di Nuran ha deciso di lasciarla mangiare a scuola, costi quel che costi. Ma per molte altre mamme 5 euro a pasto per figlio sono una spesa insostenibile. Come per Ayat, che i documenti richiesti è riuscita ad ottenerli, ma non è servito a niente. Io sono andato in Marocco con mio marito, anche i miei figli, ho speso il minimo 1.500. Sì. E qui c'è scritto che loro effettivamente non hanno nulla. Io ho comprato 4 marche da bollo. Da 16 euro? 16 luna. Euro, sì. E anche la prefettura ha messo il suo timbro? Sì, ecco. E dopo quando io ho portato questi documenti al comune, che ti hanno detto? Mi ha detto: signora, questi documenti non vanno bene. E perché non andavano bene? Anch'io non lo so. Nel 2016 lei pagava 1,70 euro per il primo figlio, 1,65 euro per il secondo e 0 per il terzo. Sì.
Invece da quest'anno dovresti pagarne 5, sì, per tutti e tre. Sì, 5. Io non posso perché quando io ho 4 figli, 3 figli al mensa non posso. Io adesso ho preparato il panini per i miei figli. Dove stai mangiando a scuola in questo periodo? Cioè dove ti fanno mangiare? Giù. Giù dove? Mensa. Dove mangiano i panini? Dove mangiano giù i panini? Perché io volevo mangiare con i miei amici. E quando ti hanno mandato in un'altra stanza, che cosa hai provato? Cioè, eri triste? Com'eri? Un po' triste. Mi sembra strano perché i bambini stranieri li dividono e quelli italiani mangiano in mensa. Perché stai piangendo? Sarca, veramente, sarca. No, hai Ayak. No, non piangere, devi essere forte per i bambini. Ayat è stanca anche perché tutte le mattine deve camminare 6 km per accompagnare i suoi figli a scuola. Da quest'anno, oltre alla mensa, i suoi bambini non hanno diritto neanche allo scuolabus gratuito. Ecco un'altra mamma che ferma lì al semaforo e anche lei porterà i suoi figli a piedi a scuola. E loro, i bambini, mangiano a mensa? No, loro prendono il panino. Ah, anche loro mangiano il panino a scuola? Sì, loro mangiano il panino. Posso chiederle quant'è il suo ISE? Quant'è? Di che cifra parliamo? 5.600. 5.600 euro annui di ISE? Sì. In classe la maestra aveva spiegato perché... Ah, l'ha spiegato perché? E che vi ha detto la maestra? Che per gli stranieri pagano, hanno la cifra più alta e quindi pagano di più e loro non riescono a pagare questa cifra alta, quindi portano il panino finché trovano una soluzione. Quindi l'ha detto davanti a tutti i tuoi amici questa cosa. E tu come ti sei sentita? Ti sei un po' vergognata di questa cosa? Eh? Sì. Aspetta, aspetta. È ora di pranzo ed eccola la stanza dove i bambini stranieri mangiano il loro panino mentre i bambini italiani sono a mensa. Ce ne sono alcuni seduti a questo tavolo e altri lì in fondo, in quest'aula che è diventata il loro refettorio. Qua stanno discriminando, ecco, gli italiani. Però ci hanno, sono 200 bambini che di fatto no, non vanno a mensa. No, ma i bambini, per l'amor di Dio, e non prendono lo scuolabus. Non c'entrano niente i bambini. I genitori di questi bambini si devono svegliare, perché qua purtroppo soprattutto a Lodi sono sempre stati abituati ad avere la papa in bocca. Da questa gente che dobbiamo mantenerli noi. Io quando dovevo mandare mia figlia all'asilo, tutte io palle. Pagavo. Tutte palle io cosa? Pagavo. Tutte palle. Cosa? Perché pagano come tutti gli altri e vanno. E vanno. Quindi lei è d'accordo che 100 bambini mangino? Bravissima, sindaco, brava! Sono qua a parassitare gli italiani, sono come le zecche dei cani. Invece di capisco 4, che tutti avete 4 persone. Figli, fanno uno, tirano avanti come tutti noi italiani. Non capito, ma non possono farne 4 di figli. Possono mantenerli, no? Ma possono, fino all'anno scorso potevano mantenerli. Ma perché devo mantenerli io, scusi, eh? Permesso? Sì, prego. Ciao, ciao. Ma quanti siete? Quanti figli hai, Masciura? Sono 5. 5 figli hai? 5 figli. Questa è una casa popolare? Questa è una casa popolare. Quanto paghi qua? È arrivato 550 adesso quando arriva le bollette. 550 euro per questa casa popolare? Sì, sì. E chi lavora qui a casa? Solo un mio marito. E che lavoro fa tuo marito? Operaio. Fa l'operaio. Sì. E magari la gente dicono che noi abbiamo soldi, dobbiamo pagare una cifra così. Perché vedendo noi viviamo con i bambini, vestiti bene,
sorridente, perché io come me, le persone italiane mi chiedono quanti figli hai, quando io gli dico che ho 5 figli, e tu 5 figli sorride, ma i 5 figli sorride, i bambini non sono in maledizione per me per rimanere tristi. Tu mangi a scuola? No. Non mangi a scuola? Tu mangi a scuola? No. No, perché non mangi a scuola? Per l'esonera. Perché ti hanno esonerato dal... Sì. E ti è dispiaciuto? Sì. I tuoi amici quando torni a casa a pranzo che ti dicono? Dov'è che vai? Mi chiedono sempre. E tu che gli rispondi? A casa a mangiare. Siccome non riusciva a convincerli, ogni tanto anch'io cerco di farli i piatti italiani, con i gusti italiani. Quando vengono, non è male, ha lo stesso profumo di scuola. Che ti piace? Sì. Che pasta asciutta. La pasta asciutta. Con il pomodoro e al pesto. Buongiorno sindaco. Buonasera, sono una giornalista di La Sette di Piazza Pulita. Buongiorno. Siamo qui per il regolamento che tanto ha fatto discutere. Appuntamento su che mi vabbè, ci aspettando. Risponda anche il vice sindaco, l'ha definito un regolamento iniquo, perché di fatto discrimina i bambini figli di immigrati che peraltro vivono qui anche non da 16 anni pagando. Nessuno. Non si discrimina nessuno. Assolutamente. È molto complicato richiedere questi documenti nei paesi di origine. Lei lo sa questo. In Senegal, in Ecuador è impossibile, in altri paesi è molto molto complicato. Di fatto 90 bambini sono rimasti fuori dal servizio mensa, mangiano in stanze separate. Cortesia. Sindaco, è un personaggio pubblico. Bene, naturalmente ognuno dirà la sua e ognuno avrà la sua posizione, io la mia la dico sempre con trasparenza, per me questa è una forma di apartheid insopportabile, però naturalmente cominceremo a discuterne. Voglio cominciare però da Alice Molinari, che è una mamma, di Lodi, italiana, ha un bambino in un asilo di Lodi. Due bambini, uno al nido e uno alla materna, E la situazione che ha raccontato la nostra Michela Farrocco l'ha riscontrata anche lei? Assolutamente sì, tra l'altro la prima mamma che avete intervistato è mamma di una compagna di Alessandro, il mio primo bimbo, ed è vero, è questo che succede, ci sono scuole in cui i bambini mangiano il panino segregati in un'aula a parte. A parte ci sono scuole in cui le dirigenti hanno vietato di portare cibi da casa e quindi le mamme portano a casa i bambini, oppure li fanno mangiare lo stesso lì, con i sacrifici che avete visto da parte di questa mamma che diceva che piuttosto vive in macchina, ma la bimba andrà in mensa con i suoi compagni. E adesso siamo in attesa, perché a metà mese scade la prima rata per il pagamento del primo mese di scuola per quanto riguarda la mensa. Poi questo regolamento va anche a toccare tutto quello che è servizi scolastici, per cui scuola, bus, come abbiamo visto. Ma da quanto tempo c'è stato questo cambiamento di linea, cioè questi documenti aggiuntivi, diversi richiesti agli stranieri? Allora, il regolamento è stato approvato a ottobre dell'anno scorso, ad anno però scolastico già iniziato, quindi i suoi effetti si sono visti quest'anno scolastico, perché l'anno scorso le domande erano già state presentate sul vecchio regolamento. Non sono documenti richiesti solo agli stranieri, sono documenti richiesti a tutti quelli che devono usufruire della mensa. No, degli italiani non è un'altra scelta. Assolutamente no. È stato raccontato una cosa diversa. Allora, gli italiani per quanto riguarda gli italiani, fanno un'autocertificazione e portano l'ISEE, mentre questi stranieri ci hanno raccontato che gli è stato chiesto una documentazione, devono dimostrare di non avere immobili o mobili, nei loro paesi di origine, in paesi dove questi documenti non vengono rilasciati, o almeno per quello che ci ha raccontato una signora marocchina, gli è stato rilasciato ma non è stato considerato valido dal comune. Le chiedo, i bambini come la vivono? Intanto sono tutti stranieri questi bambini che tornano a casa tendenzialmente? Praticamente sì. Sì, tenga conto che è un provvedimento che è andato a colpire anche magari bambini di madre italiana e padre straniero. Comunque, ecco, è una cosa molto estesa. Cosa si pensate parla... di fare? Ci sono mamme come lei che, diciamo, si sono attivate? Allora, diciamo che la storia di Lodi è una storia che vive da una parte una forte opposizione a questo regolamento, un'opposizione a questo regolamento che ha visto un incontro tra
persone di diverse tipologie, cittadini solidali con appunto queste famiglie straniere, le stesse famiglie straniere, famiglie italiane, associazioni che operano sul territorio, tra cui ad esempio anche la Caritas, partiti d'opposizione che in consiglio si battono per contrastare questo provvedimento. E da questo è nato, da questo incontro di persone, incontro spontaneo, ecco, è nato un coordinamento che cerca appunto di far fronte all'ingiustizia che viene perpetrata da questo regolamento. Quindi trovando in qualche maniera i soldi per pagare la mensa per questi bambini e tenerli dentro la mensa. Questo coordinamento che si chiama Coordinamento Uguali Doveri, perché si tiene a precisare che non vogliamo che queste famiglie non paghino, e queste famiglie vogliono assolutamente pagare, come hanno fatto sempre, pagano le tasse, sono regolari, lavorano, pagano quello che è dovuto sulla base del loro reddito. Come lo pago io? Sono persone regolari, immigrati, che pagano le tasse, ecco. Vogliono assolutamente pagarle. Allora, colmiamo la differenza, 3 euro per un giorno in mensa, chi comunque vuole chiedere informazioni, provare a rendersi utile, può collegarsi, diciamo, con questo gruppo. Noi andiamo spontaneo a colmare la differenza tra quello che è la quota che pagavano l'anno scorso e quella che pagheranno, che è la fascia massima di mensa, la fascia massima. Professor Allievi, Giovanni Donzelli, vorrei da voi una prima, diciamo, valutazione di quello che abbiamo visto. È molto semplice, te lo dice uno che tra l'altro è l'ultimo dei 5 figli, quindi non solo gli stranieri. Prima cosa... Un tempo se ne facevano più spesso. Faccio un'equazione numerosi. Semplicissima, più integrazione, più sicurezza. Se tu così produci meno integrazione, fai un pessimo servizio alla cittadinanza, perché crei marginalizzazione e crei conflitti. E i conflitti sono costosi per tutti, tranne che per chi ci guadagna, magari ci guadagna la rielezione. E questo è un problema molto serio, perché si usano le persone per costruire un consenso assolutamente inaccettabile su queste basi. La cosa che mi lascia più perplesso, però, non è che il sindaco lo faccia, è che il governatore della regione o il ministro dell'interno dicano che ha fatto bene, perché questo vuol dire incentivare il ripetersi di queste scelte. Tra poco ne vedremo a Monfalcone una che non è la stessa, però è simile e porta sullo stesso terreno, appunto. E poi è un'irrazionalità complessiva, invece di gestire il fenomeno, di farsene carico per risolvere i problemi, si cerca di incancrenire i problemi. E anche questo, dal punto di vista politico, mi lascia molto sospettoso. Come sociologo mi dico, avremmo interesse a risolvere i problemi. È un po' la stessa cosa che avviene con i rimpatri. È assolutamente irrazionale il meccanismo. Ognuno li rimpatria da una parte e dall'altra. Noi abbiamo anche delle persone che dall'Italia vanno in Germania, a onor del vero. Quindi poi c'è il contrario. Tutti questi rimpatri costano delle cifre mostruose. Con gli stessi soldi le persone le integri. Eppure si fanno i rimpatri rispendendoli da un punto perché all'altro. Perché paga dell'Europa. Di più politicamente? Dal punto di vista elettorale? Perché non si vuole scegliere, come è stato detto anche nel servizio, non si ha il coraggio di prendere in mano la situazione e dire ci conviene, ha senso, è utile, è razionale o conviene farlo in un altro modo. Giovanni Donzelli. Allora, è ovvio che quando si vede i bambini in questo modo tutti veniamo, no? Ci commuoviamo, veniamo presi da buoni sentimenti, giustamente, e nasce inizialmente un'indignazione, ma il tema va anche preso per quello che è. Nel senso, se un italiano non paga la mensa, ovviamente o non va a mensa o si porta il panino da casa e torna a mangiare a casa. Qui il tema è, loro, qual è la cifra che devono pagare? Allora, se un italiano presenta l'ISEE, lo Stato, il Comune, chiunque, ha la possibilità di verificare se ha le proprietà degli immobili, se ha dichiarato il giusto o ha dichiarato il falso. Lo Stato ha la possibilità di verificarlo con un italiano. Con un bambino straniero no, e quindi un bambino, una famiglia, perché questo regolamento non nasce per le scuole. Voi giustamente avete fatto vedere i bambini perché capisco l'effetto scenico, ma nasce... No, non è effetto scenico, però un nasce effetto, con le case un popolari. Profondo, è un tema... Scusi, è un tema... scenico no? Cioè, va bene, questa, però... è una situazione, questa è una situazione reale che noi abbiamo raccontato, tipo non c'è di niente di scenico. Questo tipo di c'è regolamenti. C'è la vita delle vabbè, persone. Il bambino ovviamente fa commuovere di più. No, perché... fa commuovere, il bambino non fa il bambino è lì e non va alla mensa, non è che se volete... sembra che noi muoviamo le marionette, no, oh, ma che stiamo scherzando? No, il tema serio è che non ci devono essere furbetti, perché
qual è il problema? Allora, ovviamente questo ha fatto un effetto. Se volete vi porto io a Firenze, alle case popolari in via Accademia del Cimento, dove ho trovato persone che avevano 5 macchine a 30.000 euro l'una e stavano nelle case popolari e avevano a casa loro gli alloggi. Allora, pretendere... No, c'entra! Perché pretendere... Perché se una pretendere il controllo che chi usufruisce di un contributo pubblico stia rispettando le regole non è una cosa scorretta che crea l'apartheid, no. È il principio per la giusta integrazione, cioè io se tu rispetti le regole e dichiari quello che è giusto ti vengo incontro se ne hai necessità, se fai il furbo no. Valentina, l'esempio, no, no, guarda, non devi dimostrare che fai il furbo, no. Qua si è invertito l'onere della prova, devi dimostrare che sei innocente. Esempio concreto, sulla stampa... Scusi onorevole, le posso fare una una battuta solo, poi rispondo a tutte le domande. Esempio concreto, sulla stampa, che non è certamente un giornale populista, raccontava che a Lodi c'è il caso di 5 famiglie filippine. Una ha portato il regolamento, tutti i documenti dimostrando le situazioni patrimoniali nelle Filippine e frequenta la mensa regolarmente, le altre 4 no, dicendo che nelle Filippine non li fruiscono, non li danno i documenti. Allora, come ha fatto quella famiglia ad averli? Viene il dubbio che uno sia corretto e gli altri 4 furbetti. Perché io devo pagare e far rimettere il corretto rispetto ai furbetti? Valentina Petrini. Allora, onorevole, intanto faccio una premessa. Io credo che sia arrivato il momento, mi assumo le responsabilità di quello che dico. Anche io. Che i giornalisti si schierino su determinate tematiche sociali, perché non è più possibile accettare che il livello, l'asticella di ciò che è tollerante si continui ad abbassare, perché i tempi bui arrivano in pochissimo tempo, non ci accorgiamo che poi arrivano i regimi e poi dopo ci lamentiamo e diciamo, oddio, ma com'è successo? Come succede che i ragazzi somali a 14 anni si fanno saltare in aria? Come succede che in Palestina si vanno ad ingrossare le file del terrorismo di Hamas? Come succedono queste cose? Succedono perché esistono delle materie che si chiamano l'antropologia, la sociologia, che andrebbero studiate. Anche fondamentalismo islamico però esiste. Esiste anche fondamentalismo, esiste tutto, quindi tenere un bambino... Il terrorismo non è una causa sociologica. Non è un'arma sociologica, ma anche la sociologia ci aiuta a capire come si evolvono e come crescono le generazioni. Evitare il fondamentalismo, e forse. Per prevenire che un bambino cresca covando rabbia nei confronti dovreste di chi lo costringe la predicazione dell'odio. A stare nascosto in una stanzetta non e a non mangiare con il suo compagno di classe, questo è un intervento sociale che un'istituzione ci dovrebbe presupporre. Le faccio un esempio, siccome abbiamo come giornalisti non solo il dovere di schierarci, ma anche il dovere di raccontare chi fa meglio di noi. Allora, c'è un sindaco che si chiama Bart Somers, che è un sindaco di una cittadina olandese, simile per dimensioni a Lodi, che l'anno scorso è stato nominato sindaco mondiale per l'integrazione. Parliamo di un conservatore che governa con la destra, che ha come vice sindaco un nazionalista, che negli ultimi 15 anni ha praticamente rovesciato la città di Melencon, sostanzialmente buttando giù i quartieri di periferia, costruendoli, spendendo soldi del bilancio pubblico per comprare ore di scuola e tenere le scuole aperte tutto il giorno, per fare incontri pomeridiani con i genitori e fare in modo che i genitori si conoscano fra di loro. Insomma, ha fatto quella cosa stupida che viene considerata inutile, cioè ha investito soldi sull'integrazione. E oggi la sua città, che era una città con l'80% dei furti, lo spaccio agli angoli delle strade, la città più brutta dell'Olanda, guarda caso, è una città che attira investitori privati e che comunque è un esempio di incontro tra le popolazioni. Allora, noi invece in Italia abbiamo milioni di poveri, molto spesso non trovano accesso alle case popolari perché arrivano i graduatori dietro i migranti e qui siamo dietro, siamo di fronte a un classico esempio di ribaltamento del diritto. No, qui la legge non è più uguale per tutti. La legge deve essere più uguale per i migranti e questo non lo possiamo accettare. Io da giornalista ho il compito di difendere il diritto. No, da giornalista lei deve rispettare le leggi. Le leggi ci sono, se lo Stato non è in grado di farle rispettare e ritiene qui c'è un e ritiene che un italiano non freghi, però, è un straniero. Però scusate, qui c'è un regolamento, c'è una legge molto chiara che definisce i parametri in cui si ha accesso alle messe. Che non sono quelli del regolamento di Lodi. Non sono quelli del qui si vorrebbe che i migranti abbiano più diritto dei cittadini italiani. Questo è il piccolo problema. L'ISEE stabilisce semplicemente che bisogna dimostrare anche attraverso un'autocertificazione nel caso come in cui serva. Gli italiani. Perfetto, quindi invece questo regolamento introduce una cosa nuova rispetto alla norma italiana, cioè dice la parola di te che sei italiano vale, la parola benissimo. Di te che sei un residente italiano lo può verificare. Italiano vale. Ma
è un paese dove la gente non paga le tasse, ma mi nasconde scusate un attimo, voglio fare una domanda. La domanda è questa, voglio cogliere quello che ha detto il professor Allievi. Ora, al di là del cavillo, dell'autocertificazione, io mi pongo una domanda proprio da cittadino. Ma noi conviene, noi abbiamo affrontato il tema dell'immigrazione in questi anni come un problema di sicurezza pubblica, di invasione inesistente nell'ultimo anno, sicuramente negli ultimi due anni, di sicurezza, di ordine pubblico, di clandestinità. Qua stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di immigrati che pagano le tasse, che non hanno commesso reati, che vivono integrati nel tessuto sociale, che lavorano. A noi conviene creare delle fratture così violente e costruire nella testa di quei bambini un senso di esclusione, di risentimento? Lasciamo perdere, potrebbe anche essere un costo. Mettiamo pure che abbia ragione Donzelli, mettiamo che abbia ragione, cioè che alla fine ce ne saranno due che fanno i furbi su quei quattro che abbiamo raccontato, mettiamo pure che fosse così. Ma l'immagine di quei bambini che mangiano in una stanza da soli o che tornano a casa mentre i bambini bianchi rimangono a scuola, che danno può creare dentro una società? Questo è il tema che io pongo, che una società civile delle forze, oppure no? Ti ribalto la domanda, Corrado. A noi conviene marginalizzare milioni di italiani nelle periferie degradate? Ma conviene? Ma di certo no. Perché guarda, però questo è un altro argomento, Michele Sina. Non sarebbe più semplice colpire i furbi italiani e stranieri, invece lasciare gli italiani? Questo porta il sindaco, perché all'immigrato che fa il furbo e non porta i documenti, pagherà la mensa e le governi. Con due regolamenti diversi, questo è sospetto. Certo, ma perché in Italia si può verificare se c'hai o no la casa? No, perché per gli italiani uno per volta se non si capisce. Ma gli italiani evasori devono pagarne, non lavorano in nero. Ma è come l'Italia è un paese perfetto, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, vorrei capire una cosa: perché se si parlava dell'immigrato si dava per scontato che pagava le tasse, era regolare, mandava, invece se è un italiano si dice che evade. Anche fra gli immigrati che mandano i bambini a scuola e hanno diritto i bambini ad andare a scuola, saranno quelli che non pagano le tasse, quelli che rubano, quelli che spacciano. Non è che si può descrivere sempre l'immigrato come buono e l'italiano come quello che invece fa il furbo. Perché non è così. È un ribaltamento della realtà. Però scusate, noi abbiamo presentato dei casi concreti di persone che hanno messo la faccia e hanno raccontato la loro storia. Ora, io non so cosa ne pensa la nostra Alice Molinari, no, di quello che ha sentito. Ci sono tanti immigrati che fanno i furbi. Io non credo che neanche a lei faccia piacere, diciamo, pagare per quelli che fanno i furbi, no? No, ma poi qui penso che si stia un attimo travisando anche l'oggetto della questione. Intanto io pago per il mio ISE, io italiana pago per il mio ISE, io non vado a pagare nulla di più, anzi. E queste persone hanno sempre pagato per quanto potevano, non ci sono morosi, non ci sono persone che non hanno pagato e che non vogliono pagare, per cui non stiamo parlando, non dobbiamo parlare esclusivamente di immigrati, dobbiamo parlare di bambini. Noi cosa vogliamo fare con questi bambini? Sono bambini che fino all'anno scorso, sono bambini italiani, sono nati qui, sono bambini che fino all'anno scorso sono stati in classe con mio figlio, sono bambini perché fino all'anno scorso valevano le stesse regole. Certo, valevano le stesse regole. Allora chiedere, scusi, mi faccia finire, chiedere ad una mamma senegalese / tunisina di procurare 3 certificazioni, non una, 3 certificazioni, in paesi in cui non c'è un catasto centralizzato e informatizzato, è una cosa assurda e nessuno mi convincerà del fatto che non si tratta di una discriminazione. Noi il catasto informatizzato ce l'abbiamo, questi paesi, la maggior parte di questi paesi, è stata fatta anche un'indagine da parte del dirigente dell'ufficio istruzione, che si è preso la briga di mandare mail, chiamare gli stati consolati per vedere se queste certificazioni potevano essere prodotte. Su una ventina di richieste fatte, più della metà non hanno risposto, perché di fatto queste certificazioni non possono essere prodotte. Non possono e essere prodotte. Allora, non deve essere, mi scusi, la domanda, ma finisco poi, se poi un italiano la presenta una certificazione falsa, viene immediatamente verificata. Ma certo, verificata. Ma deve essere onere dell'organo controllore andare a verificare.
farsi fare. Perché l'italiano deve essere soggetto alla legge e l'immigrante ma no? Certo, ma deve lo straniero viene immediatamente verificato. Noi non possiamo dare a una famiglia straniera l'onere di certificare una cosa impossibile. Se la nostra giunta è talmente zelante da voler verificare, che si prenda la briga e vada a verificare che l'autocertificazione fatta da Imen, la prima mamma che ha parlato, è valida. Se lei non è in grado di farlo, vuol dire che neanche Imen. Però scusate, posso dire una cosa? Ora, dico una cosa di buon senso. Abbiamo una mamma che sta a casa e che ha il marito operaio, va bene? L'abbiamo vista, quella con i 5 figli, no? 5 figli, c'ha il marito operaio, guadagnerà, non so, 1200, 1400, 1500 euro al mese, più o meno, siamo questa cifra. Lei sta a casa. Ora, è ipotizzabile, forse questa signora in Senegal ci avrà i campi da golf, gli yacht con la bandiera di Panama, non lo so, tendenzialmente... Perché il Senegal è un paese civilissimo, siamo portati a pensare che se è venuta in, no, dico che se è venuta in Italia, cioè il marito operaio, diciamo, non vive con le rendite che arrivano da là. Quindi possiamo anche decidere di fidarci di una madre di famiglia col padre col marito operaio e continuare a trattarla come la trattavamo fino all'anno prima, perché fino all'anno prima la trattavamo come le mamme italiane. Dico che forse... E adesso arriviamo al secondo pezzo, alla seconda parte del reportage. La mia sensazione è che si sia sacrificata un po' di umanità e di buonsenso sulla campagna elettorale. E che ci sia, e su questo, mi scusi Donzelli, possiamo essere di destra, di sinistra, poi ognuno ha le sue idee, le sue ricette, però io vorrei che alla fine, intorno a questo tavolo, arrivassimo a dire, mi piacerebbe tanto, che arrivassimo a dire che forse in questo caso qualche cosa di meglio si poteva fare. Formiglia, abbiamo sacrificato l'umanità quando ci siamo messi in testa di accogliere 700.000 migranti in 3 anni che non potevamo e non eravamo in grado di accogliere. Signora... Qui abbiamo sacrificato l'umanità. Ma quella signora è regolare però, Michalessina. E lei non la può rimandare al paese suo, perché lei vive qua e ha fatto dei figli qua. E quindi ha diritto di stare qua, oppure la vuole rimandare secondo le regole del nostro paese. Certo, tutti esattamente. Allora, continuiamo a parlare. Un'ultima cosa. Queste non sono le regole del nostro paese. Ricordiamoci che Lodi è uno dei 3-4 comuni, forse, che hanno l'unico capoluogo di provincia che applica questo tipo di regolamento. Allora, tutti i comuni della Lega che ci sono in Italia sono tutti fuori legge perché non applicano questo regolamento, dato che la nostra sindaca dice che sta applicando legge. Quindi questo è un avamposto. Non stiamo applicando allora, legge. Adesso io vi porto a Monfalcone, seconda tappa di Michela Farrocco. E qui poi c'è un elemento in più ancora da discutere sul tema dell'integrazione. Vediamo la prosecuzione del viaggio di Michela Farrocco. Queste sono le liste di attesa appese all'ingresso degli asili di Monfalcone. Questi sono 17 e sono tutti stranieri, leggo, dai cognomi. Andiamo in un'altra scuola. Noi abbiamo 20 bimbi in lista d'attesa. 20 bimbi? Tutti che... stranieri. Tutti stranieri? Sì. Fino all'anno scorso c'era italiani e stranieri, adesso con questo accordo che è stato fatto e naturalmente si sono inseriti in maniera preferenziale tutti gli italiani, in primis vanno dati i posti ai bambini italiani. Ah, quindi in primis gli italiani? Certo. Che si li riportino in India? In India? Sì. Perché? Perché ci sono posto. Ma se fosse successo a suo figlio, se l'avessero lasciato fuori? Il mio figlio spero che abbia la priorità. Lei è d'accordo con questo tetto massimo del 40? Certo, sono molto d'accordo. Sì? Quindi è contento che stiano fuori i bambini sicuramente, bengalesi? Sicuramente, anche perché le mamme sono a casa, non lavorano, quindi possono stare tranquillamente con le loro famiglie. Vabbè, ma magari vorrebbero socializzare con gli altri, no? Possono socializzare anche in altri luoghi. Da quest'anno il sindaco leghista Anna Cisint, ispirandosi alla circolare Gelmini, ha imposto un tetto di bambini extracomunitari negli asili di Monfalcone. La circolare Gelmini, però, prevede una serie di misure per non ostacolare il diritto allo studio di questi bambini, come il coordinamento fra comuni vicini e un'informazione mirata e puntuale ai genitori degli alunni stranieri. Poi queste signore sono venute a saperlo il giorno stesso dell'inserimento all'asilo, che i suoi figli erano fuori. Loro sono stanziali, hanno appartamenti, stanno acquistando case, non sono i clandestini, i classici, sono persone che stanno acquistando case, quindi sono il futuro di Monfalcone.
quindi a maggior ragione, forse più di altri bambini, hanno bisogno di avere l'inserimento, il contesto dove poter crescere e integrarsi prima degli altri. Suo marito dove lavora? Fincantieri. Fincantieri? Sì, 10 anni. Da 10 anni lavora, sì, qua, Fincantieri. Sì. Suo? Anche mio marito lavora Fincantieri, 12 anni. Permesso? Sì, permesso. Quanti figli hai? 3. Sì. Ti sei presentata quel giorno, sì, in cui lei doveva iniziare, sì, l'asilo, e ti hanno detto non dopo c'è posto. Non c'è posto. Adesso 70 persone. Poi 70 persone? Sì. 70 bambini sono rimasti fuori, sì, dall'asilo? Sì, fuori. Tutti bengalesi? Tutti bengalesi? Sì, tutti bengalesi. Lei vuole anche, ieri è andata a scuola, per, dopo piange, lei vuole, non vuole uscire, vuole seduta, tutti i bambini con insieme. E invece sta tutto il giorno a casa da sola adesso? Sì, tutto il giorno a casa da sola. Se per questa bambina non c'è posto negli asili di Monfalcone, i suoi genitori dove dovrebbero portarla? Ci sarebbe posto per lei a Duino, un comune a 8 km di distanza. Rachmut però non guida e quindi adesso capiremo se è stato attivato o meno il servizio di scuolabus dal comune di Monfalcone. Stiamo facendo un giro nei paesi per capire se c'è spazio o meno. Sì, qui c'è, sì. Qui sì, c'è? Qui c'è, sì. Quindi potrebbe scriverla? Sì, sì, ah, sì, 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 qui c'è. Il problema è che la signora non guida. Lo so. Allora, io vorrei telefonare al comune di Monfalcone. E può chiedere se c'è questo scuola? Sì. E dopo qualche minuto questa responsabile ritorna, ma per Rachmut le notizie non sono buone. Dall'asilo di Duino ci dicono di tornare indietro a Monfalcone per chiedere se è stato attivato il servizio di scuolabus. Non possiamo trasferirla? Non fate trasferirla? No, non c'è un servizio scuola. No, dato che mai sono un mese che non ha l'asilo e che è rimasta fuori. Non è l'unica. Niente da fare, per la piccola Maison il servizio scuolabus non è stato attivato e lei dovrà restare a casa. Ma perché il sindaco di Monfalcone non si è coordinato con i comuni vicini e non è stata trovata una soluzione per questi bambini? Il sindaco di Monfalcone ha convocato altri sindaci alla fine di agosto, cioè a 10 giorni dall'inizio della scuola. Avrebbe dovuto coinvolgere gli istituti comprensivi, l'ufficio scolastico regionale, anche i sindaci, ma se posso dire anche le famiglie dei bambini. Si rischia di avere dei bambini che già affronteranno la scuola primaria con un passo diverso rispetto agli altri. Io ho preso la notizia sulla stampa locale, quindi le cose sono state fatte in maniera assolutamente arbitraria, perché probabilmente questi signori in campagna elettorale si sono proposti con degli slogan che sono quelli di ripulire le stalle e oggi, schiavi di queste promesse, vorrebbero dare delle risposte ai cittadini in maniera completamente anomala, inusuale, senza seguire le direttive che sono previste. Questi bambini cresceranno, d'accordo, e faranno parte integrante della nostra comunità. Se vogliamo emarginarli subito all'età di 5 anni, di 3 anni, di 3 anni, voglio dire, siamo sulla strada giusta. Allora. Sindaco, buongiorno, sono di Piazza Pulita. Sì, non molto piacere. No. Siamo qui per questo tetto del 45% dei bambini italiani di origine bengalese. Sì, ho capito, lo spieghi anche a noi. Sono state informate queste famiglie prima che i loro figli fossero lasciati fuori da scuola. 76 bambini, ancora non è stato istituito il servizio di autobus. Lei è il sindaco. Devo lavorare, oggi aspetto qui. Abbiamo gli operai. Sì, ho capito, ma forse questo le interessa di meno. Allora, naturalmente noi abbiamo invitato sia la sindaca di Lodi, sia la sindaca di Monfalcone qui a Piazza Pulita a parlarne e abbiamo ricevuto no. Secondo me i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero comunque dare una risposta anche ai giornalisti sull'inchiesta seria che è stata realizzata. Noi non sappiamo come la pensano questi sindaci perché non hanno voluto risponderci. Ci ha raggiunto Dario Raugna, che è il sindaco di Grado, che abbiamo sentito al telefono con Michela Parrocco. Anche su questo voglio la vostra opinione su quello che abbiamo visto, però vorrei prima che ci spiegasse la questione proprio amministrativa della vicenda. C'è una circolare Gelmini
che sì, prevede sì, queste sì, liste sì. d'attesa, queste priorità, però chi resta fuori, diciamo, dalla scuola diciamo deve essere aiutato a essere inserito in un'altra scuola attraverso degli atti, dei percorsi messi in campo dai comuni, è così? Sì, diciamo che la circolare Gelmini del 2010 si occupa dell'inclusione di questi bambini, no? All'interno di un percorso scolastico e fissa la soglia del 30% per questi bambini stranieri o non italofoni, d'accordo? Cioè non più di 30% non più del 30% nelle classi, perché questo potrebbe creare dei problemi di apprendimento, ma fissa anche dei percorsi che devono essere intrapresi laddove, come è accaduto o sta accadendo a Monfalcone, questi bambini, ricordo che stiamo parlando di bambini di 3 anni, dovessero essere redistribuiti sul territorio attraverso delle politiche di area vasta. Ovviamente queste politiche devono necessariamente tener conto di che cosa? Innanzitutto devono far partecipare le amministrazioni coinvolte. Il nostro comune, così come altri comuni vicini, non sono assolutamente stati informati, se non dalla stampa, di una decisione intrapresa dal sindaco di Monfalcone in collaborazione con 2 dirigenti scolastici di Monfalcone. Quindi in questi casi si fa così. Io a Monfalcone ritengo di avere un problema e attenzione, a Monfalcone può essere che questo problema ci sia. La prima cosa che devo fare è informare la scuola, la segreteria regionale, la quale deve recepire questo problema, farlo suo, attivare un patto territoriale, ci si siede tutti assieme, amministrazioni, comitati dei genitori, prefetture, perché sono importanti anche le prefetture, e tutti gli enti competenti e si trovano delle soluzioni. Perché in questi casi, attenzione, ripeto ancora una volta, stiamo parlando di bambini di 3 anni, in una società complessa le soluzioni talvolta sono altrettanto complesse. Mi spiego meglio. Oggi noi vogliamo mandare un bambino di Monfalcone in pulmino a Grado piuttosto che a Staranzano, piuttosto che a Doberdò, d'accordo? Allora io mi chiedo, se questo bambino stesse male a 3 anni, prendesse la varicella, il morbillo, di fronte a dei genitori che non sono automuniti, chi lo riaccompagnerebbe a casa? Premetto che il trasporto scolastico è una mia competenza sul mio territorio. Io queste cose le voglio sapere, d'accordo? Quindi lei dice che non sono state messe in atto tutte quelle procedure che servivano a risolvere il problema e a mandare questi bambini all'asilo in condizioni di sicurezza. Certo. Professor Allievi e Giovanni Donzelli. Ma 2 cose molto semplici. La prima, appunto, i problemi complessi si risolvono in maniera complessa, non semplicistica. Per esempio, il modo più semplicistico che si usa è quello di mettere un pezzo della popolazione, gli italiani, contro un altro pezzo di popolazione, gli stranieri, in modo che invece di investire nell'integrazione e per esempio dire ci sono troppi pochi posti, aumentiamo i posti, no? Come dire, nei nidi, oppure ci sono troppi ragazzi, ci mettiamo d'accordo con gli altri paesi. Cioè i problemi si possono risolvere. Ma il problema non si può pensare, scusa, che tu dici io ho i bengalesi che vengono a lavorare ai cantieri di Monfalcone e vanno bene perché mi portano con me se Monfalcone cresce economicamente e ci guadagna da questo, ma non voglio i loro figli, perché una cosa è una conseguenza dell'altra. Allora, è vero che ci sono dei problemi, non vanno assolutamente negati, ma se fossero arrivati, non so, dal sud Italia, come succedeva 20 anni fa, che cosa si sarebbe fatto? Si ridistribuivano così? Cioè, si cerca di risolvere il problema, che vuol dire investire sulla mediazione culturale, investire anche sul rapporto con la popolazione autoctona, cioè parlarci. Il problema di troppi bambini stranieri in una classe è un problema dal suo punto di vista reale? Allora, può esserlo, perché se sono stranieri, e se sono per esempio figli di persone che sono analfabete o cose di questo genere, è evidente che c'è un carico maggiore. Anche qua si mette dietro la questione stranieri situazioni molto diverse. Ci sono stranieri che sanno italiano molto bene, molto meglio di altri, insomma, ci sono altri che non lo sanno. Donzelli. E qui un po' di mediazione culturale, un po' di insegnante di supporto aiutano a risolvere i problemi molto più che non incancrenirlo mettendo un pezzo di popolazione contro l'altro. Allora, il tema è duplice.
Duplice il tema. Il primo è un problema di integrazione, perché se la media, la percentuale dei bambini stranieri nelle classi degli asili in Italia è il 17%, quando arriviamo in situazioni in cui si arriva a percentuali del 70-80%, certo, vuol dire che non c'è una equa distribuzione delle presenze degli immigrati. A cosa porta questo? Questo è un problema. Anche il lavoro però è concentrato. Certo, ma questo porta a rallentare l'integrazione, perché rimangono delle comunità chiuse, perché si frequentano a seconda tutti della stessa etnia, si frequentano le famiglie, i bambini hanno più difficoltà a integrarsi e questo non aiuta l'integrazione. Monfalcone, avete fatto l'ottimo servizio, ma non avete detto che il tetto rispetto alla media del 17% e alla Gelmini che aveva stabilito il 30% messo da Monfalcone è del 45%. Cioè, quindi parliamo che se si supera questo tetto arrivano nelle classi a essere più bambini stranieri dei bambini italiani. E qui arrivo all'altro punto, che non è solo la mancata integrazione, è anche la priorità. Non è che nel frattempo le classi sono rimaste vuote perché abbiamo tenuto fuori gli stranieri. Come ha detto la mamma, la dirigente, non mi ricordo, nell'ottimo servizio, dice: in coda prima c'erano gli italiani, adesso c'è gli stranieri. Il problema è tutto qua. Vogliamo stabilire che i figli degli italiani devono rimanere fuori dagli asili perché ci devono andare gli stranieri? No. O se una priorità deve essere fatta, mettiamo prima i figli degli italiani e poi i figli degli stranieri. Però, perché il tema è questo. Però, dopodiché, se nel paese... L'unico slogan che si può portare avanti in questo paese, in questo momento, è mettere gli italiani da una parte e gli stranieri dall'altra. No, io ho parlato dell'integrazione. Ma io glielo dico veramente col cuore in mano. È preoccupante. Noi non possiamo parlare in questo modo, perché non possiamo dividere le persone in base alla loro etnia. Noi dobbiamo dividere le persone esclusivamente tra chi rispetta la legge e chi non le rispetta. E chi non le rispetta paga, perché se siamo uno stato di diritto sappiamo far valere le nostre leggi e abbiamo una certezza della pena. Se non siamo in grado di fare questo, la colpa è nostra, non è del fatto che c'è una percentuale di stranieri che lavora e paga le tasse. Fa comodo che il cantiere di Monfalcone vada avanti con una manodopera di 5.000 operai, principalmente bengalesi. Ci ha fatto comodo questa delocalizzazione in casa? Se ci ha fatto comodo economicamente... Non ha fatto comodo agli italiani che hanno perso il lavoro perché i bengalesi lo fanno a minor prezzo e con minori condizioni. Ha fatto comodo forse a qualche grande imprenditore che lucra che sfrutta gli immigrati per abbassare verso il basso il diritto dei lavoratori. A sinistra intanto difendeva i lavoratori, oggi difende invece i salari che diminuiscono sempre verso il basso, diminuendo le garanzie per i lavoratori. Dei bambini, ed è una nostra responsabilità. No, ma è lei che poneva il problema di quelli che lavorano. Non mette il salario, rimanga questo, rimanga sul fatto che c'è una realtà. A Monfalcone ci sono 5.000 operai che purtroppo si sono portati la famiglia, hanno fatto figli. Le assicuro che tra l'altro in Monfalconesi, sono stata a Monfalcone 10 volte quest'anno, sono delle persone meravigliose. All'ospedale di Monfalcone il dottor Boschian, che è il responsabile, ha preso con i finanziamenti della regione, ha preso una mediatrice culturale per assistere le mamme. Ci sono le donne italiane che vanno ad aiutare. Monfalcone non è così, non ci sono gli italiani che stanno per strada con i fucili che vogliono ammazzare le famiglie non galesi. Io il primo problema allora, che quando l'istituzione entra in gamba tesa, la maggioranza di stranieri non si integreranno mai. L'integrazione non si fa creando le classi dietro. Su questo siamo d'accordo. La Germania aveva su questo siamo d'accordo. Il fatto che ci sia fare un pulmino che portava al comune accanto, magari chiedere al sindaco di fare un pulmino al comune accanto. Scusate, ma questo problema, però questo qui, però questo è un punto. Scusate, posso un attimo arrivo già Michele Sinti, ti do subito la parola. Però questa, la cosa che ha detto Donzelli va nella direzione che io speravo fin dall'inizio, non so se ho fatto una costituzione giusta, avrei sperato. Vabbè. Insomma, non ci formalizziamo. Abbiamo seguito. Abbiamo Di Maio al governo, quindi va bene. A quest'ora, dopo 3 ore e 50 di diretta, può darsi che slitti anche una costituzione. Allora, la questione è che forse trovare quel pulmino è la cosa più indolore, più sensata. Poi possiamo ancora dividerci sulle cose, però lì c'è una scarsa o negligente applicazione della norma. Perché, d'accordo, non c'è spazio in quelle scuole lì, ma questi bambini possono andarci all'asilo o no? Ci devono andare all'asilo o no? È giusto che ci vadano all'asilo o no? Siccome il posto in quell'altro asilo c'è, è vuoto, c'è il posto perché lo dice la dirigente scolastica,
troviamo il pulmino per portarci. Okay. Questo si può fare, è una cosa proprio pazzesca. Quando un italiano rimane fuori, un bambino figlio di un italiano rimane fuori all'asilo, c'è il pulmino che lo porta nel comune a casa? Dovrebbe essere. Allora perché è il problema? Per il figlio di un italiano non mi stracciate le vesti, ma per il figlio del... Ma non è vero, ma non è vero. Qua abbiamo fatto più di inchieste sui pulmini per i disabili che a Napoli non portavano i bambini disabili a scuola, i bambini disabili italiani. Cosa state dicendo? La settimana scorsa ero a Castel Volturno, dove ci sono ormai, rispetto a 20.000 italiani, 30.000 immigrati, di cui 5.000 regolari e 25.000 clandestini. E la mafia nigeriana ha sostituito la criminalità della mafia italiana. In quella realtà i figli degli italiani non lo vedono nemmeno l'asilo, non riescono nemmeno ad avvicinarsi perché non ci sono i servizi. Perché non ci stracciamo le vesti e non ci poniamo il problema che un'immigrazione non controllata? A Capalbio, la sinistra chic a Capalbio, gli immigrati non li vuole, li lascia nelle periferie delle città rispetto alla povera gente. Gianmica Lessina. No, più pacatamente, e tornando al concetto iniziale di questa trasmissione, abbiamo battuto più volte sul termine integrazione. Cosa significa integrare? Mi rivolgo al professore. Integrare significa inserire in un contesto sociale, politico. Che integrazione ci può essere quando a Monfalcone hai delle classi di 85% di bambini stranieri? In cosa li integri? Non li integri in nulla. Questa è la mancanza di integrazione. Così. Questo è quello che andiamo a vedere. È chiaro, poi c'è il problema dei pullman. È un problema marginale. Non io penso che il problema di fondo, è un problema centrale. Il problema di fondo è quello di capire cosa significa integrare. Integrare significa inserire nel contesto integrare italiano. Significa intanto trovare quel pulmino, scusi. No, vabbè, molto concretamente. Visto che ci siamo, perché non lo fornisce lui il pulmino e va a prendere i figli degli immigrati e li ospita nei suoi asili? Visto se hai l'85% di bambini stranieri che non parlano neanche la stessa lingua, non puoi neanche praticare l'insegnamento. E quindi questo è il fallimento totale dell'integrazione. No, dice Donzelli, chiama in campo in... Il sindaco è qui giustamente, faccia lei il pulmino e li vada a prendere se gli piacciono. Innanzitutto io non credo di essere qui a dare lezioni, casomai a riceverle. E tanto per cominciare, fino a, il grande impeditore di Fincantieri, come ha detto lei, le ricordo che è lo Stato. Questo tanto, cioè, no, perché c'entra le, anche le questo, commesse, no? Le cose non sono dello Stato. Le commesse che chiedono quei prestiti non sono, non dello, sono Stato. Dello Stato. Allora io sono qui e ho detto inizialmente che molto probabilmente, anzi è così, Monfalcone ha un problema. E che questo problema probabilmente può essere risolto con delle politiche di area vasta. Ma queste politiche di area vasta devono essere attivate da qualcuno e questo qualcuno non è il sindaco di Grado, questo qualcuno è l'ufficio scolastico regionale, così come da direttiva. Io chiedo l'applicazione della direttiva, dopodiché né io né nessuno dei miei colleghi ci sottrarremo alle nostre responsabilità. Questo deve essere chiaro. Bene, questa cosa la seguiremo. Linda. Ma aggiungo, posso fornirgli un'altra cosa? Sì. Noi abbiamo parlato del pulmino, ci sono anche altri problemi. Le mamme, i genitori lo sanno cos'è un inserimento all'asilo? Cos'è un inserimento a 30 chilometri di distanza quando il genitore deve stare magari per una settimana a contatto con il bambino? Da parte nostra c'è il problema della mensa. Il comune corrisponde il 59% dell'importo della mensa e quindi nel momento in cui ci hanno detto ad una settimana dall'inizio dell'anno scolastico che avremmo avuto 9 bambini in più, noi avevamo un problema a bilancio, così come gli arredamenti delle classi, così come altre questioni, tutte questioni che possono tranquillamente essere affrontate e risolte, ma nel momento in cui si attivano gli strumenti per risolverli. Tanto per dire, aggiungo, ci vuole una volontà politica che in questo momento non c'è, solo una. Dice lei. Io ho convocato le mamme dei bambini che attualmente frequentano il plesso di Fossalon perché volevo stemperare gli animi e volevo capire e tastare anche il polso della mia gente. Veramente ho trovato delle persone ben disposte. Ma per l'occasione, quella domenica alle 5 del pomeriggio, avevo 4 esponenti di Casa Pound che mi aspettavano fuori dai cancelli. Questo, io ho fatto questa operazione per evitare che questi bambini di 3 anni avessero un comitato di accoglienza di questo tipo. Perché il problema qual è?
è che non possiamo scaricare la nostra inefficienza o, come prima, il peso della nostra burocrazia su delle creature che hanno il diritto di giocare, che hanno diritto di andare a scuola, che hanno diritto di stare con i loro simili. I problemi li risolviamo in separata sede. Linda, diamo dei dati. Sì, dei stiamo dati parlando di integrazione freschi, che diciamo, i numeri ci vengono incontro perché non è solo la soluzione più pratica, ma è anche quella vantaggiosa, perché ci ha colpito questo studio dell'ISPI che dice, tra l'altro un dato citato spesso anche da Salvini, che il calo degli sbarchi in Italia ci fa risparmiare 2 miliardi di euro. Ed è vero, la cosa ci dice l'ISPI, che se noi utilizzassimo questi soldi in integrazione avremmo questo risultato, un risultato diciamo molto importante a livello economico. Lo vediamo nel cartello successivo: se l'Europa utilizzasse il doppio dei fondi rispetto ad oggi in integrazione, avrebbe una ricchezza, un PIL dell'Unione Europea che arriverebbe anche a 1,5 punti in più. Parliamo di tantissimi soldi, di miliardi rispetto ad oggi. L'Europa cresce del 2%. Questo è uno studio dell'ISPI che ci parla di tutta Europa. Noi in Italia un conto lo possiamo già fare con i 5 milioni di immigrati regolari, che producono il 9% del nostro PIL e, come dicevamo prima, sono contribuenti che sono anche coloro che versano 3 miliardi di IRPEF, contributi previdenziali per 11 miliardi, e il saldo tra quello che versano e quello che noi diamo a loro in termini di accoglienza è sempre positivo rispetto a quanto riceviamo. E poi il lavoro, se trovano il lavoro lo rubano a noi, molto spesso si dice questo, le professioni maggiormente qualificate, questo è abbastanza esplicativo, 38% sono svolte dagli italiani e il 7% degli stranieri, allo specchio è il per quanto riguarda le professioni non qualificate, l'8% degli italiani, 34% gli stranieri. Un ultimo dato che riguarda il futuro, questo è abbastanza esplicativo: popolazione che lavora nel 2050 calerà in Italia di 7 milioni, la popolazione che non lavora crescerà di 5 milioni, ne abbiamo attenzione, bisogno. Attenzione, c'è un errore di fondo sulla presentazione di questo servizio, lo studio dell'ISPI-CESBI riguarda il conferimento di fondi che erano attualmente destinati all'immigrazione a migranti irregolari in attesa di asilo politico, e quindi siamo di fronte a un spostamento in epoca di manovra economica assai complessa e assai discussa, lo spostamento di miliardi per l'integrazione di persone che non possono essere integrate perché sono irregolari e quindi a livello europeo non possono essere integrate. Professor Lievi? Se gli stessi miliardi... Io farei una prima considerazione molto veloce. Se raddoppiano i bambini, perché dobbiamo mettere contro italiani e stranieri? Raddoppiamo i posti degli asili. No, questo era per ritornare al discorso di prima. Per andare invece a questo che è il tema vero di cui dovremmo parlare pacatamente, non per contrapposizioni politico-ideologiche, è... Allora, gli stranieri hanno dei figli, noi ne abbiamo pochi, siamo in calo demografico, diminuzione della popolazione attiva, diminuzione della popolazione attiva, nessuno lo dice mai, potenzialmente vuol dire recessione, perché se un'azienda deve aprire e non ha forza lavoro, non apre e delocalizza. Appunto, quei fondi li sposterei alle famiglie che non possono far figli. Aiutiamo le famiglie italiane a mettere il mondo qui. Non ripartiamo, concluda, perché se no ripartiamo con un talk per altre 2 ore e 40, io a un certo punto avrei sonno, grazie. Per cui l'investimento da fare è su questo. Sentite... Cioè, diciamo, è tutto chiaro? No, fermi un attimo, dai, intanto ci si rivede presto, però... mezzanotte e 51, Donzelli, lei mi vuole ammazzare. Però... Una battuta posso, velocissima, che al posto di spenderli solo in accoglienza, perché non li spendiamo un po' questi miliardi in cooperazione e sviluppo per dargli la possibilità anche di rimanere serenamente a casa loro? Perché le volte che non si dice, se mettessero 10 euro avremmo il soldo. Invece l'abbiamo spesi per arricchire le cooperative che lucravano sull'immigrazione. Però lasciatemi dire, che al di là di un po' di frasi, diciamo, che sono un pochino standard, un po' propagandistiche, no, dico che invece attorno a questo tavolo abbiamo fatto una discussione, secondo me, molto interessante, molto concreta, in cui forse spero che chi ci ha seguito a casa
abbia capito qualche cosa di più di che cosa c'è in ballo e di che cosa sta succedendo in quei posti. Naturalmente io rinnovo l'invito al sindaco di Lodi, alla sindaca di Lodi e alla sindaca di Monfalcone, anche tutti e due insieme, se vogliono venire qua a Piazza Pulita attorno a questo tavolo a spiegarci le loro posizioni, noi siamo pronti anche con gli stessi ospiti a riparlarne. Intanto grazie a tutti per essere stati qui, grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. Spero di aver chiarito la mia posizione.